Ecco qua. Ok. Come si può ben notare, sono illuminato dalla luce del Signore oggi. Ho lasciato la finestra aperta, la persiana aperta, per vedere se cambia qualcosa dall'illuminazione normale. Cambia. Che appena fa buio devo poi accendere la luce comunque, quindi non serve un cazzo. Oltre che mi illumina solo da un lato, mi dà fastidio all'anima. Non ci posso fare niente. Per il momento è così, anche perché se no muoio di caldo. Non voglio accendere né il ventilatore né il condizionatore qua dietro, se posso. Mi fai andare? Grazie. Ovviamente manca ancora un pezzo. Mi do 5 minuti ogni volta per prepararmi a startare tutto. E i 5 minuti non bastano per fare tutto effettivamente, poi. Sono io che cerco di sbrigarmi. Tac. Solito intreccio mostruoso di cavi. Ci deve essere tutto, credo. A parte l'audio, ma l'audio ancora. Eccolo. Perché abbasso un pochettino? Due righe. Tra l'altro ho idea che l'audio sarà un pochino preso a male dal vento possibile. Kira, eccola. E ti do il tempo di arrivare, tanto qui c'è tutto. Posso anche far partire nel frattempo. Non è che succede niente. Ho la netta sensazione di essermi dimenticato ancora qualcosa da fare. Non può essere perché ho fatto tutto. Quindi bestia. Non mi ricordo i tasti, quello sicuramente li ho dimenticati. Credo vadano abbastanza bene comunque come tasti. Eccola! Vieni su Discord appena riesci. Appena anche cadi dal pero. Ce la fa? Non è esattamente loggata al momento. Mi ha dato che sia unita, ma non ne sono poi così sicuro. Buongiorno. Ci sei? Amici, arrivo. Ok. Oggi ho internet che mi fa gli scherzetti. Capita. Nel senso che mi si sta. Che cosa succede al mio personaggio? Vabbè. Polline c'hai? Mi si disconnette, mi si riconnette. Mi sa che stanno facendo dei lavori sulla rete. Ok, come si accedeva la mappa? Così. Ok. Dalla cosa qua centrale anche. Ho problemi molto gravi al momento. Non ti ricordi più i tasti. No. E conviene fare come aveva detto questa missione così. No, amore, non posso ogni sotto questa. Il gatto che è passato sulla tavoletta grafica di mia sorella. Livello sei tu con il tuo personaggio? 36. Non siamo abbastanza adatti, ma dice di fare questa e noi fare questa. Ci ha prese le chiavi che non mi ricordo. Le chiavi, che Cioè chiavi? le rune, scusami, non le chiavi. Ah, le une, no. Deep within this allora mi sa che qua la dobbiamo ancora prendere. Ok, fammi solo abbassare ancora giusto due righe il volume, che porca puttana sei alto. Vabbè, skippo, arrivo. Non era questo per schivare, era questo, ok. Ciao. Un po' di diamanti, i diamanti, sì! Soliti diamanti, come sempre, certo. Dai, sì, Valen. Non è quello il tasto per Dai. evocare. Aiuto. Questi fanno male. Una cosa che non mi dimentico è fare Gobaldo comunque, quello mai. Cago baldo nel cuore. Voglio la balestra, di nuovo! Aiutatemi la balestra! Che scomodo! L'arco! L'ho prenduta ancora!
Ah! Non mi ero neanche accorto. Secondo. Sì, tranquilla, sono solo io che... Problema, non so Non... come tirarti su. Non ho forse niente. Ti fai ammazzare così, eh? No? Può farci. Me l'ho appena curato. Ah, ma sono scheletri potenziati questi. Cheat. Cheat, me l'ho appena potenziato. Niente. Il Io focus. non mi ho curato. Aia, e due. Tricksterino. Era lì che Aia. avevo la palla potenziata. No, quello si è spostato di un Come è passato? millimetro, si è spostato. L'ho visto. Aia. Fagobaldo, prenditi le ossa. E Il muori, problema è che nascono cazzo! già così, è quello il problema. Sono morti, ok, anche noi siamo morti, ma loro prima. Cioè, no, non No, è loro vero. prima. Non puntualizziamo cose. Cercando di ricordare dove era la runa, ma non mi ricordo. Abbiamo skippato un pezzo indietro, Allora, adesso torniamo indietro. Non è un problema perché se tu la fidelità ti fa la malaugurità, quindi non è Che cattiveria ci vuole per ammazzare sti cosi? Scommetto che lì c'è qualcosa che ci sta. Dove vai? Non strano. ti perdere, per favore. Sono fino a 5 minuti Ah! fa ero sulla Pixelmon, quindi devi capire che sono ancora abituato ai tasti di là. È sempre Minecraft, che cazzo di difenda perché ci sia? A tasti diversi. Lo so che ha tasti diversi. Ti prendo Hai per il visto la foto che ti ho culo. mandato ieri di Beedrill rosa? L'ho visto, ma non è nemmeno shiny. Che cazzo c'aveva quel Beedrill? La salmonella c'aveva. Della Reforged hanno messo delle varianti rosa. Tra cui Beedrill, hanno messo mi sembra anche tipo Rayon, Sì, ma cose per del quale genere. motivo? Quindi Tocco un hanno messo coltello. anche quelli estivi, hanno messo con Raichu da Alola che surfa con gli occhiali da sole, l'evoluzione di Baneri con col costume, le guanciotte rosse bronzate. Bello. Sai cosa ne penso di quello che mi hai appena detto? Te può fregare di meno. Ma sei tu. Vedi? Sei anche morto, così mi ci sta bene. No, pensavo quello io, infatti. Far bisci dai mouth. Così, perché non così? Sono tutte le posizioni tranne. E di nuovo potenziati. Merda, merda, merda. Adesso sono i militanto. Ah! Ah, si è sentito un po' troppo a seguire i mili. Sono incastrate! Non è vero. Ciao. Sti stronzi che sono più grossi del... della merda! Aia! Perché potenziati? Che livello hai messo? Ho messo il minimo che diceva sta missione. Una volta tanto che non faccio stronzate. Mi avrebbe una mano qua. Perfetto. Sono morta. Fagobaldo, salvala tu! Dove sei morta? Non ho vita. Ah, non sei morta morta. Quasi. Non posso andare al sicuro perché c'è sempre qualche zombie o qualcosa che mi vuole chiappare. Ok, ho un'idea. Arrivo, 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 e non arrivo più. Lo sapevo io. Brava. Sono degli oggetti migliori. Da! Non ho modo di salvarti. Vai tranquillo, vai tranquillo. No, non è che posso andare molto tranquillo. Dobbiamo morirci entrambi. Infatti. Ah, ah, che schifo! Iniziamo con i fiocchi.
Però vedi per fare così tutto il Che stai facendo? Sbagliavo tasto. No, mi sono detto, sono abituato ai tasti con gli altri. Siamo un buon 5 minuti per abituarmi. Sì, a me sarebbe... sono morto. Ma finisce male. Capito perché mi fa laggare. Aspetta che vedo se... non posso neanche vedere se c'ho roba aperta perché... Insomma, ammazzano. Non correre a caso, stiamo vicini. Sennò... Io sto qua vicino a te. No, sto si è scappato. Lì a quelli. Bene, è scappato un po' a caso. Mi fa laggare, non mi fa colpire. Questo potenziato. Potenziati via dalle balle. Ok, abbiamo quasi... FPS, non è che vado a un FPS, morite tutti, morite, cazzo! Mi ha ammazzato. Ok. Abbiamo risolto. Quasi. Ed è la seconda ondata. Salve, Hit! Come va la via? Come va la vigna? Sì, non stavo guardando la chiusura di qualcosa lì, ci stavo lasciando le penne un'altra volta. Stai troppo in mezzo al combattimento, devi scappare un po'. Non ho, vorrei combattere da lontano, ma qualcuno si è inculato anche le mie frecce. Non combattimi con le frecce. Tutto a posto io, Hit. Più o meno. Ah, la bomba là! La bomba la passa. A parte che stiamo muovendo come un po' di stronzi, tutto bene, dicevo. Fagobaldo! Schiacciatissimo, Fagobaldo! Fatto dall'altro lato. E poi non andare via, che mi sa che mi sembra che qua c'era la roba della runa. Devo solo ricordarmi. Non è che voglio andare via tantissimo, semplicemente sto. Ungulat. Che cazzo è successo? Non mi ricordo più. Dovresti essere la massima esperta tu. Non mi ricordo. Non essere mentirosa così tanto, ho bisogno di aiuto io. Non sto scherzando, non mi ricordo dove è il punto. Ci vieni a cercarlo. Apri la puerta. Ma sì, hanno due stronzetti. Fanno la fine che meritano, fanno. Era là. Alla porca. Occhio alle porte. E poi dopo riguarderò la cosa al massimo, la rifacciamo. No, magari non. Sottolato. Ma ho visto la difficoltà minima del livello. Non è normale, il livello più alto, però. Cioè, meglio di così non potevo. In avventura. Eh sì, ma meglio di così non potevo comunque. Quando è che salgo di livello io? Non lo so. Magari a presto. Mi serviva anche una palestra decente. L'ho già detto prima, sì, l'ho già detto prima. Frega Belt! Vabbè, ho capito. Fagobaldi e onde energetiche. Per gradire. C'è uno scrigno qua. Con quale gli attivo io i codi per aprirlo. Che cazzo ne so io? Ti ho già detto anche l'altra volta che ci sono i codi da attivare. Sì, ma se lo fai tu, non ci penso neanche io che ci possono essere poi. No! Fago Baldino! Oh, salita di livello bello. Bastardi tutti loro, bastardi. Ok.
Ognuno sempre i cazzi propri, vedo. Chi è un'armatura più forte della mia? Uff. Venga, Adesso arrivo penso anche. io. Eeeh! Dopo! Ci penso io a venire da lei. Lei venga a Ovviamente volevo prendere prendere un po' tutti. di roba io, ma non andare da sola! Che mi crepi! Non mi piace. Ecco, stavo dicendo, finché non sono quelli potenziati, ce la faccio tranquilla. Ecco, e il più che hai detto non andare da sola se no crepi. Manca un coso da attivare, proprio. Ah, è lì. Non ne mancava uno, ne manca un altro ancora, credo. O l'ho Non missato ne hai io. attivato nemmeno uno. No. Allora l'ho Allora missato là in devi alto. Però non l'ho visto. lasciare da attivare. Ah, non l'avevo proprio, non me l'ho inculato neanche. E giuro che ci ho guardato quando me l'hai detto. Basta coltelli. Vero, però mi sa un'armatura leggendaria. Sì, ma basta coltelli Armatura del ragno. io. Vabbè, dai, la metto, è molto più forte. Io dopo la metto. Questa qua che è buona perché mi dà più di 325 di salute, mentre questa da. E poi ho rubavita del Allora. 3%. Dopo la potenza. La metto dopo. Minchia! Bella Questa qua questa. c'è Mette sopra. un'esplosione ogni 2 secondi. Che riduce la velocità di movimento e di attacco dei nemici per 1 secondo. Questa è la moto tanchissima. Ho messo una cosa che mi devia al 60% dei proiettili e un'altra che al 60% di stordire i nemici attorno ghiacciandoli e mandandoli a fanculo, non ho ben capito. Ma cos'è la rallenta? L'esplosione? Sì, rallenta potente. Ok, l'ho visto che le metti tu, io metto la protezione. Sì, tanto io voto tank. Tank hyper heavy, armor di sta gran cazzo. Vado. Trovata questa armatura. Solo una cosa, un secondo che mi sono accorto che non è il massimo. Vabbè, in realtà a me cambia molto. No, lascio così. C'è sempre stato. Andiamo andare. Belli ragnetti. Enderman. Se non lo vedo non può uccidermi, giusto? Almeno io sapevo che funzionava Non così. voglio vedere come. Proprio ruba vita del 3%, ma mi continua a ricurare senza. Magari Muoio sono. perché muoio, però. L'ho mancato! Dove è andato? Dietro di te! Cominciamo un pochino la difesa. Muori! Bravissimo, nel fuoco è andato da Un solo. secondo. Dove è andato? Non lo so. Eccolo. Pensavo che fosse morto. Non è vero! Menti! Ecco. Mi fa schifo la compagnia di multiple persone. Ho trovato altri falcetti io che non sono tanto più forti. Però. Ma sì, li metto. E potenziamoli un po'. Questo. E questo. Questo so che mi ha detto sempre lì perché è abbastanza forte come abilità. Questa Che cosa? cosa qui adesso. Eh sì. Devo colpire lì io però. Ok, non succede molto. In pratica posso generare una falciata di cura. Questa Ah, ok. Ok, ho qua. capito. Che cura anche te. Sì, è quello che lo so di che cosa, so cos'è. Mento un pochino la difesa. Visto che questi. Ah, ok, non sono potenziati, colpa mia, pensavo fossero No, potenziati, invece sono ghiacciati sono per colpa super mia. fragili. Codardo bastardo, vieni qui.
bravissimo. Ok. Vieni qua. Cesta. Proprio fago baldo. Ora fago baldo. È un porco spino, è diventato, proprio letto. Ho mancato un oggetto. Devo vedere dov'è il coso del forziere, perché qua non me ne ricordo. Ho mancato un oggetto dietro. Infatti che non mi ricordo neanche dove li hai presi tu. Paura! Non so come non sono morto. Non so, stavo per dire, non so come non ho morto. L'italiano, questo sconosciuto, ma a livello proprio brutale. Non riesco manco a dire frasi. Che c'ho oggi? Che non riesco a parlare. Stai morendo, vero? Stanchezza? No, che non sto morendo. No, cos'hai detto poi? Stanchezza? Non hai dormito, non ho dormito. Penso che tra ieri e oggi ho dormito più che negli ultimi mesi. Sì. Non so come cazzo io abbia fatto. E allora avete rotto le balle voi. Vieni qui, codardo imbecille. Ok. Non possiamo più morire, no? Vieni, vieni. Ma non importa, non moriremo più tanto. Cheat! L'ha detto, chat, l'ha detto. Ricordatevela. Ricordatevi di queste parole. Io dico solo il vero. Ah, ho sbagliato tanto l'angolo, non importa. Ho fatto una falce bellissima e grossa e muori. E un altro qui. Ok, tranquillissimo, stavo per burronare giù. Bello burronare, sai che abbiamo usato un'altra strada forse? Non lo so, adesso non ho visto bene, ma forse sì. Che spavento di paura. Aspetta, sono dei diamanti lì. Ma perché cazzo ho fatto il giro? Diamanti tu, Sono diamanti, ormai è deciso. Sono diamanti verdi. Esistono! Esistono come ti ho detto un'altra volta, esistono i diamanti rosa, esistono i diamanti gialli, esistono i diamanti blu, esistono i diamanti verdi allora. Non è che sono solo bianchi, sai che hai le trappole. Guarda! Ah, mi malla! No, no, perché sei morto? Perché c'era l'evocatore e lo sputafuoco, ecco perché. Muoio anch'io adesso, ma cazzo ti salvo. Ok, non sono abbastanza messo bene da... Non pensare a me! Infatti. Ma tanto non potevo, mi ammazzavano poi tanto un topo. Non me ne sono accorto, se c'era soltanto l'evocatore lo riuscivo a tenere a bada. Vedi? Non esiste diamante verde in natura, quindi... Sbagliato. Vabbè, ho capito che in natura non esiste il diamante verde. Però su Steven Universe potrebbe farlo, tanto che è... Va bene. Mi prenderò un po' di roba. Esatto. 160 era giusto? Credo di sì. Un po' di oggetti. Guarda, anche se è più scarsa prendo. Beh, oddio, questo è molto più forte come arco. Molto più forte. Però non mi fanno schifo gli archi, quindi addio arco. Okay. Bella. Urlo finale. Quando la tua salute scende al sotto al 25%, vengo usati tutti i tuoi manufatti. Minchia. Questo è proprio dare un pugno fortissimo alla tastiera, praticamente. A intervalli di pochi secondi lancia una palla di neve a un nemico vicino per stordirlo brevemente. Onda di gravità, ogni 5 secondi si vede un'esplosione che attira i nemici verso di te. Ah, so cos'è questa e non penso vada bene ancora. Non sono nelle condizioni di volerla usare. Metterò la palla di neve. Ho un'altra arma leggendaria.
Quello neutrale addirittura da voler mettere. Potenza le spinte. No, potenza i danni. Ruba una parte della velocità di movimento di una creatura e la dà a te per 4 secondi. Ha la possibilità di scoccare 5 frecce in ogni direzione dopo l'impatto. Attrae le creature nel raggio d'azione verso il punto di impatto della. Mi piace. Colpo fulgore. Ha un 20% di possibilità di generare un'area circolare in grado di curare tutti gli eletti al suo interno. No. Quelle armi di distanza dovrebbe essere sempre il punto di impatto, immagino. I preti infliggo più danni nemici incantati, però. Vabbè, tanto vale provarlo allora. Ok. Io sono a poster. No, non è vero, posso Un fare ancora una cosa. secondo, sto vedendo quanti sono finiti i danni bonus. Sto giro, ho finito i danni bonus. Vediamo il secondo moveset della lancia. Ah, è Però ho preso i bello! medaglie. Tutte falciatine in avanti che ci stanno anche bene. Un attimo che mi è impazzito il pad! No, non è il pad che mi è impazzito. La metto anche su. Era la freccia che a caso si era presa una. Un'ingazzatura. Abbiamo perso la mia. C'è anche tu la. Vabbè. Sì, ho preso anche una lancia. E direi che la metto. Allora, più smeraldi, più affilata per più danni e gravità. Ok. Un attacco in combo crea un'onda d'urto che danneggia i nemici. O posso mettere tre affilatezze. Bello. Colpo critico. Dà la possibilità di infliggere colpi critici con un triplo di danno. Meglio questo. Qua metto questa. E qua pure. Ok. Non male, non male. Allora, a me continua. Ah, adesso mi dà un'altra difficoltà, Stones. Perché prima non me la dava ste due? Tanto non mi dava neanche sta zona, a dire il vero, prima. Ah, che livello detto che siamo? Noi al 40, giusto, più o meno. Che mi ricordo più. Sono 37. Facciamo questa qua. Qua l'hai già presa la cosa? No, Non sono ancora stato qua in avventura. ma puoi prenderla in qualsiasi livello di difficoltà, ma puoi prendere uno solo. Ah, ok. Hola, Mister Anony, salve. Sì, skippa, su. Che qua sa da picchiare gente con la picca. Picchia con la picca. Non conosci di lingua, se non riesci a sopravvivere troppe volte di seguito non ce la fai. Lo so che ci vuoi provare. Io no. Non vuoi provare a dire picchia con la picca? No. Figlia, se gli faccio male questo lancio. Sì, anch'io. Poi manco mi devo avvicinare perché li colpisco da lontano. Sì, ha un. Non so se è l'hitbox o se ti tira l'onda d'urto e quindi è uguale. Ma a me va bene comunque. E danno in più. Sono botte che si meritano, sti bastardi. Salve. Ma se ti dicessi. Io ti vorrei chiedere il tuo nome e da dove ti arriva, così non mi risponderesti Death Note e io poi ti direi: eh no, ma è da Death Note che viene Kira. Solo Ammazzo. per trigger. Solo per triggerare. Mi posso unire? Sì, certo. Che livello sei? Ah, perché livello 6 me lo dici dopo. Adesso. Un attimo che faccio unire un ragazzo. Allora, intanto. Come si faceva? Così. Più che altro perché se sei di livello troppo alto non dobbiamo Sì. essere tagliati. No, se sei livello troppo alto, noi adesso vogliamo esplorare, girare bene, andare con calma soprattutto. Non farci cagliare, semplicemente. Se sei di livello comunque attorno al 40, non c'è problema. Livello 50, va 50, va bene. benissimo, 50. Aspetta che ti. Se il nome è uguale. Sì, vai tranquillo, tu intanto fai la cosa, tanto io qua vado avanti ad ammazzare un po' di gente. Non è questo, vero? Ah, ok. Ho scritto giusto, tizio, sì. C'ho scritto giusto, ma è sbagliato comunque.
Dove te l'ho mandato? Se poi fai punto esclamativo Discord in chat, ti dai il link per andare su Discord dove siamo noi. Oh, grazie per il follow. È un bene che tu abbia poi pulito la sta. Che cavolo è? Ah, un blob. Mi dici così perché sono i blob in sta mappa? I blob Si poi. chiamano blob, si chiamano slime. E io li chiamo blob, non posso chiamarli blob? No, perché Chiamo non si diamanti chiamano smeraldi, blob. voglio dire, tanto vale. Non si chiamano blob, si chiamano slime. E se voglio chiamarli Antonio? Ma hai già chiamato il tuo povero cane. Allora, Fracobaldo è un bellissimo nome, punto numero uno. Punto numero due, decido un po' io. Perché sono bloccato? Per le streghe. Non più streghe. Morto Fragobaldo? Che novità! Come non va? Aspetta, eh. Oh bestia, perché non va? Perché forse ho fatto una stronzata. Aspetta che te lo mando. Ma dice che sei unito alla partita. Ah, la partita si è unito, non si è unito a Discord. Ok. Perché non si è, scusami, Hai messo unita? il link di invito che scade? Ah, ecco! Sì, l'hai impostato in automatico che scadeva. Perché dovrebbe scadere? Perché laghi? Scusami, è colpa mia. Non sapevo come funzionava sta cosa. Ho scoperto ora che scade. Mubot, devo modificarti un comando nel frattempo che va tutto bene. Io sarei un pochino bersagliato, ma le palle di neve stanno stordendo a bestie nemici, quindi non c'è problema. Non sto facendo nulla. Tanto dobbiamo tornare indietro da te. Ok. Ok, adesso dovrebbe andare bene. Nel frattempo, mi sembra di averlo sentito, se ci sei anche tu, giusto? Non lo sento, ma non so se è colpa mia o no. Arrivo! No, nemmeno io. Maialino, vieni qui. Fatti uccidere. Ah, paura, basta. Ma Dai, ma io sono un frignes! bombardo di tanta paura, un piccolo Enderman. Non è l'Ender che fa paura, è proprio le botte che arriva a caso, si becca. Cosa ho trovato? Un arco da caccia che bleh. Con tutto il cuore, ma bleh, che schifo. Ma ecco, volevo provare questo prima. La cura che tirano è sul posto dove sparo o sul posto dove va la freccia? Perché ho messo la cura come abilità all'arco, Che non è lì. ma porca miseria. Sì, l'ho messa la cura ad area, non so dov'è. Cioè, nel senso, se io devo fare da supporto indietro. O Yeah, meno. sono aumentato di livello. Solo ora? È già il secondo livello che faccio. Sono al 38. Ero al 36 quando abbiamo iniziato mezz'ora fa. Non so quanto tempo sia passato. Ale. Ok. Dove sono andato? Ah. Giustamente. No, di là non c'è nulla. Ok. Almeno quello di qua. Grazie dell'aiuto. Lei. Perché se Quando rotolo stiamo in arrivando mezzo. alla fine, non finiamola che ti porto alla runa. Ah, ok, va bene. No, mi stavo chiedendo, ma perché? Mi sono dimenticato cosa stavo chiedendo, quindi non lo chiederò più. Che cosa stavo dicendo? Che mi si interrompe ogni volta che cerco di dire qualcosa. Non mi ricordo. Non ti ricordi perché non l'ho ancora neanche detto. Allora non ti posso leggere nel pensiero, mi dispiace, ancora questa abilità non ce l'ho. Non mi interrompere, per favore, che mi confondo.
Cosa volevo dire? La indovino con due. No, non mi ricordo. Inutile. Veramente. Oh, come Dory dei. Ricordo. Memoria breve termine. No, con calma, con calma. Con calma te Con lo calma un paio risolvo. di balle. No, non me lo ricordo, ma è proprio Sembrare scappato. Fra Ubaldo. E non fa più. È sulle armature, sulle armi, sul cazzo che non mi frega, non mi ricordo proprio. Dai, che quando non ci penserai ti tornerà in mente. No, perché ormai non so più cosa volevo dire, di proprio. È diverso dal non mi ricordo, non lo so. Abbiamo qua di Capito. bello, auto, c'è uno scrigno e io Basta, va c'ho bene. un cazzo. Ok, questi sono pugnali, fanno cagare. È finito l'altro Mi ragazzo. sa che andrò avanti. Aspetta, tanto vale teletrasportarsi da lui. No, questo. Guarda! Punta e clicca! Oh, Gesù. Riuscitissimi. Siamo fatti insieme. E certo. Allora. È uno stagno, neanche una palude. Non capisco che problemi devi avere. Ah, sono precipitato nella morte. E c'era la palude, mi ha inghiottito. Succede. Puoi andare. Ma allora, mi prendi per il culo? Ok, ci sono. Speciale di ossidiano, dato un'armatura che non penso metterò. Io sto continuando a trovare cose che non mi servono. Cassa. Mia! Tu ancora no, hai trovato un tubo di coke. Ho detto mia ed è mia dinamite! Ah, ecco, mi sono ricordato! Vedi? Io. No, mi sono ricordato perché me l'hanno rifatto. Io sono abituato nei giochi che ci sono i frame di invincibilità quando schivi. Perché se rotolo in mezzo della nube velenosa però non sono invincibile? Perché non ha senso? Sono un pirla! Morendo, non mi fanno mica spostare. Non importa. Ai ai, brazzo! Vieni qui! Rianimatemi! Sì, ti rianimiamo, non vogliamo morire anche noi. Non ti rianimiamo perché. Aspetta, di qua la luna, di qua. Ok, Ah, non te l'ha cadere! aperto lui. Vai, vai, vai. Qua? Sì, Oh! entra, io ti aspetto l'uscita. Non è che fa Trovato una molto. cosa al 46. Mi incasso di nuovo! So che posso riuscirci! No? Non posso riuscirci? Peccato. Dove aver la presa, credo. Non si sa vedere più la luna infilata dentro il quadrato, sì. L'hai Sicuro l'ho presa, eh? presa? Sì, credo. Ok. Sì, non c'è più, quindi sì. Ok. Credo. Credo anche io, non ne sono sicuro. L'ho preso di averlo anche letto che mi diceva, hai preso la runa, non hai preso la runa, ma. Che ci fa a No, casa credo. queste piccolezze? Non te lo dico. Siamo? Sì. Ma un attimo, che non ho. Respira, Giuseppe.
potion supply is no more. Ah, dolore. Qua. Dovresti vedere quante rune ti rimangono. Ok. Dice che non l'avete presa. Come no? Aspetta, adesso vado a controllare anche per sicurezza. Tanto è in quella zona lì che mi avevi detto se ce l'ha una, no? Basta che ti ricordi il simbolo. Se non l'ho neanche vista, che simbolo mi devo ricordare? Ce ne sono due di rune, se ce ne sono, credo. È di qua, no? Di qua da me. Cioè, hai abbassato il ponte apposta per poter passare senza dover fare ogni volta il giro. Ah, ecco cosa avevo fatto l'altra volta. Vieni qua, Babiun. Arrivo. Babiun, ci sarai te. Vecchia. Babbione. Vecchia Babbiona, ti voglio anche ricordare. Perché abbiamo molta differenza di età e te. Sì, è tantissimo. Ma che hai? Che sembri tu quello più vecchio. Vabbè, c'ho anche la barba, è normale. Se già avessi la barba io sarebbe preoccupante, no? Ah, ce ne sono tre invece, allora penso di averle... Non lo so. Ma mi dici in qualche modo se l'ho presa tipo sulla mappa? Non mi ricordo. Vediamo se sulla storia me lo dice, no? Non ne ho idea. Comunque ti ho mandato il link a Discord quando vuoi unirti. Qua nel frattempo un posto con delle rocce. Allora, tu, per quanto la canna da pesca sia forte, non è il caso di usarla al momento. Non mi ricordo se c'era qualcosa che ti diceva dove l'hai preso. Vabbè, comunque ne ho tre. Io che mi ricordo ne avevo trovati due la live scorsa. Allora. La foresta dei creeper l'avevamo trovata, perché mi ricordo. Mm. Questa, in teoria, l'hai presa. Poi dov'è che eravamo stati? Ciao, oh, ragazzi. Ai pascoli di zucchero, forse. Ciao! Ciao! Ai pascoli di zucchero. Prima mi hai scritto che non ti è sembrato che l'avessi presa. Io, però, non vedevo niente sopra al piedistallo, quindi non so... È un cazzo di arco che... Vabbè, dai. Non mi ricordo dove l'abbiamo preso. Mi sembra pascoli di zucca, forse sì. Che dai, avevamo aperto il coso. Qui c'era la... dove c'era la chiave. Allora, ho trovato un arco leggendario, il serpente rosso. Eh? Ho trovato un arco leggendario. Non fa neanche troppo male, forse. No, fa male, cazzo dico. Devo vedere cosa mette di abilità. Reazione a catena. Scossa. Vabbè. Non fare le battute di merda. No, non l'ho fatta. Mi sono trattenuto a metà. A metà. Mi metto questa. Questa. E questa. Ok. Vabbè, più o meno penso vada bene. Prossima missione, quindi. Questa. Dice di andare qua, andiamo qua. E allora... di altro blocco? Oddio, qua c'era la Cosa c'è qua? Cosa ti disperi a fare che non siamo ancora neanche entrati? Perché sto cercando di ricordare dove era la runa. Intanto accetta. E io ho accettato. Non sei tu quella rosa? No, vado. No. Sono secondo al bagno. Ah, scusa, sei tu quello rosa. No, pensavo fosse lei. Potremmo fare anche il 5, ragazzi, se volete. Se ve la sentite. Il 5? Dici? Ho paura che ci massacrano. No, io li faccio anche volentieri il 5. Che livello siete voi? Io sono al 61. Io al... 38, se non ricordo male. 41, sono i due livelli. Facciamo il 4. Ah, c'è che spero. Fate voi. Sì, infatti. Stavo già andando nel panico perché non sapevo come accettarla. Vabbè, questa va bene. Facciamo... Sì. Andiamo a morire! Sì! Ma tu hai venduto tutti i manufatti? No. I miei ce li ho.
ho venduto quelli che non mi servivano. Era tipo... Ok, forse non mi ricordo dov'è. Vabbè, tanto si gira, poi. È una zona un po' nascosta per quello. Cavelli! Tutti ve li siete beccati! Ma mi sta laggando da far schifo. Dico, ok. No, mi fanno danno questo. Sono talmente sovralivellato che non mi fanno danno. Ma anche 10 livelli è tanto? Io sono 61, quindi questo è così. Sì, sì, è abbastanza. È molto 10 livelli. 10 livelli proprio hai tutto. E anche loro hanno test invece della all'inverso. Oh beh. Non è un problema. Meno io. Veneno. Ma faccio male. E vai! Tieni pure un attimino. Ma abbastanza male quest'arco. Peccato sia un arco. Che problema c'è? Ah, perché tu vuoi la balestra. Le balestre sono belle, posso tenere premuto e spano da sole. Uh-huh. Perché devo far venire il... una cancrena al dito che devo far venire. Ecco. Ecco. Sono esplosa, non so come, probabilmente per qualche creeper. T'ha sbagliato tutto! Mi sono trovato in faccia al creeper potenziato. Io ho sempre detto, sono quelli più odiosi, creeper. Ma in qualsiasi cosa che svilupperanno di Minecraft, sono sempre quelli più odiosi. Ah. Invece di pensare ai creeper, Occio, cosa fai? Io laggo, che devo fare? Vabbè, ho capito che laghi, però se a qualcuno servono le frecce, che se le prenda. Tranquillo, ne ho 158, mi bastano avanti. Ne hai più di me, com'è possibile? Ne hai meno di me. Forse perché non le ho prese? Ah. Mi sembra che era giù da qualche parte. Arrivo! Forse non in questo, ma nel prossimo. Ribadisco, pensa a combattere. Caia al carrello di merda. Carrello non può nulla. Eh? Carrello non può nulla. Certo che può quando non hai vita. Se non hai vita, non ti curi tu, è colpa tua. Quando uscirà, ragazzi, il season, no? Cioè, il nuovo, nuova espansione. Ah, penso lo sappia lei, io non so. Di luglio, cioè, sì. Credo di luglio. Prima di luglio, no, il primo mi sembra tipo il 15 di luglio. Invece quello della foresta. Mi sembra molto lontano. Non è. Dovrebbe uscire l'altro. Sì, ma non è molto cogliere la palla al balzo. Oh, non lo fai, c'è. No, perché tanta gente l'ha già finito. Per quello. Appunto, cioè. No, quello che intendevo io è... Ah, sono morto. Un po' troppa gente. La gente che l'ha già finito... Adesso non so se ha voglia di aspettare un mese a farmare. Cioè, tu hai detto che l'hai finito, giusto? Io non posso essere a videogioco. Quindi... Sono quelle più importanti. Cioè, io sono morto comunque. Muoio anch'io. Perfetto. No, dicevo... Aspettare un mese è... È un po' troppo. Arrivano i phantom. Da poco a disposizione. 0 secondi. Io sono 0, sì, infatti. Vabbè. Ciao! Bastava un colpo, gli bastava morire su qua, non voleva morire! No. Attaccati alla vita sti Enderman. Eh? Sono attaccati alla vita sti Enderman. Troppo. Ma allora funziona anche la cosa dell'acqua. Quindi mi nascondo nell'acqua, funziona. Ma manco quello. Ma sarebbe stato troppo easy probabilmente in certe zone. Ah, muoio. Vabbè. Da che cosa sono morta? Dal carrello.
Ma sì, zombie, blob. Cose brutte. Ma si muore sempre per le più grandi stronzate. Scappa, scappa, scappa tantissimo. No, no, lei scappa, che sennò crepa di nuovo. No, mi sono curato. Le ultime parole famose. Oh, che non più balle che fai. Perché? Poi io sto livellando come un disperato. Anch'io. Oh, va bene. Ma è normale che livelli. Sì, ma così tanto. Mi sembra molto... Sì, ho capito, ma è del livello a cui dovrei essere sta missione. Dovremmo essere, anzi. Ma poi ci sono gli spawn, quelli che sono livellati un botto. Ah, minchia. Allora, fuori tutti, spawner, subito. No, il bello è che attirare l'onda energetica, quella a fare lì, ammazzo gli zombie e mi continuano a ricaricare l'arma. Quindi continuo a ricaricarla mentre sto sparando. Io non ho mai trovato un colpo di... Perché anch'io sto livellando un botto. È strano perché comunque sei molto più forte di noi. E comunque... C'è qualcosa di sbagliato in tutto ciò. No, spavo che sono più. Perché voi siete già al 30, no? Io sì. Sono al... 43 sono. Con questo sì, purtroppo sono a livello basso. Sì, perché lei con me gioca col suo account scarso. Esatto. In realtà perché non si possono trattare gli oggetti? Non gli davo qualche cosa. Magari lo metteranno in futuro perché dicevano che lo volevano mettere, ma era abbastanza OP. Che si fa che passa gli oggetti? No, ma se devono mettere, devono mettere solo quelli doppati nella stessa lotta. E se ce l'hai da poi come su Diablo, no? Su Diablo non puoi... Aia! Allora, se non mi sbaglio, qua ci dovrebbe essere la runa. Quando liberiamo questa abilità... Non morire! Carrello? No. No? Non ho visto passare un carrello dopo che eri morta tu, no? No. Ma che... No. Ma che? Io mi cazzo, ma tu non andrai mai a fare la spesa da nessuna parte, sennò muori. Peggio di Peter. I balestrieri hanno dei danni assurdi. Ah, c'è anche il potenziatore, chi l'aveva visto? Muori. Fastidiosi come non muori. Ed io non ci faccio attenzione ai carrelli per quello. Infatti. Sono che parte qua mi sembra la roba della miniera della zona segreta, non mi ricordo. Colpisce un po' troppo lenta quest'arma, devo dire, ma non è un vero e proprio problema. Alto livello, perché sì. Ma non è che siamo distruttivati. Io ho dato questa forte come arma. No, eccolo qua, vieni. È un secondo che sto dando una mano a tizio. Non so come chiamarti, se aspetta, se Anony o tizio? Chiami Anony. Anony, ok. Solo che è più figo, no? Ah, vabbè. Io sono stato abituato a scuola a chiamare chiunque non conoscesse tizio Caio Sempronio. Perché noi avevamo, quando spiegava... Infatti me lo sono messo a caricatura questo nome, tizio Caio Sempronio, capito? Ah, ecco. Perché a volte la gente non sa il nome, no? Non sapeva quanto lo mi sono messo. Non lo prende? Non l'ho preso anche stavolta. Mi sa che semplicemente non fa vedere a voi che non l'ho preso, poi io ce l'ho. Ah, ce l'hai, vabbè. Dentro il quadrato non vedi niente, vuol dire che l'hai presa. Infatti non vedo più niente. Ma neanche... Io la vedo perché non la posso prendere nella tua isola. Ah, ok. Un po' una stronzata. Cioè, se la prendo, non lo prende solo Lost. Tanto vale che sparisca per tutti. Solo Lost. Sì, no, quello che devo dire, se tanto è solo Lost che la prende in ogni caso, allora tanto vale che sparisca per tutti quando lui la prende, non che rimanga che non fa capire agli altri. Può dire che sarà un bug che non hanno ancora risolto. Che strano. Ovviamente quello della lobby, non... Della lobby... Se
fai conto che è uscito non tantissimissimo tempo fa, quindi magari qualche piccolo bug non l'hanno ancora sistemato. Io potrei fare un discorso da boomer nel dire una volta i giochi uscivano senza bug e se avevano un bug, cazzi del Ma gioco. ce l'avevano i bug, i giochi PS1 e PS2, voglio che li avevano. Sì, ma di meno e comunque devi andare a cercare tante volte, se non è un gioco fatto a cazzo. Vabbè, è chiaro che stiamo più attenti perché la versione è quella definitiva, cioè non ci sono mille Infatti. aggiornamenti come adesso. Ma che cazzo ti ha fatto la dinamite tu? Adesso la prendono più gioco. Prendono più Scusa? gioco sul gioco, non più sistema. Oddio. Guarda, fa comando che gli muove delle palle. Ok, bravissimi. Armatura fantasma. Che paura. No, come non avessi detto niente. Volevi citare quello di Colorado? Eh? Volevi citare quello di Colorado? No, mica paura. Citazione che era una citazione a Donny Giacomo. Mica paura a Colorado chi, scusa? Non lo conosce, uno degli ultimi Colorado che hanno fatto. Ok. Quello che si deve esploratore. Sai, papapappo. Il tiro risolto. Quello. Eh sì, ma non lo diceva, almeno da quello che sapevo io, non è lui a dirlo. Boh, Allora, i comunque qua. potenziamenti, cosa metto? Colorado non mi fa impazzire in realtà, cioè non sto mai a distanza tanto. La cura da un'altra cura da Arigan. Il mantello che non me ne faccio di niente. Ma sì, mettiamo un po' di roba. Così Via tranquilla. abilità che corrono. Non so se ti conviene comprare da me a te. Magari sono cose più basse, eh. Oddio. Ho appena trovato un arco al 71, quindi non so quanto più bassa Ma sei effettivamente. stimolato come pochi tu, eh? Mi fa cagare l'arco. Ma però la balestra non è male. Balestra esplosiva. Vabbè, fanculo a questo Io ho affare qua. messo Questo questa qua, l'altra. effetto attrae le creature nella raggiungazione verso il punto di impatto dell'arma. Forza Va, trovato di meglio, vai. questa. Ho sbagliato. Colpa mia che prima ho tastiato. Volevo andare a vedere se ti aveva dato la runa. È una bella combo questa, gravità e rabbia selvaggia. Questo potevo mettere solo disincanto invece, peccato. Lui te l'ha data comunque la runa. Te Eh? l'ha data la runa. Ne Ah, mancano ok, avevo capito, non 2, te l'ha data. 3, 4, 5, ne mancano 6. Ok. Va bene, per adesso sto messo così. Direi next time up. Facciamo un livellino più difficile. Va bene. Dai, livello 4 invece che 3. No, livello 5 invece che 3, cazzo dico. Questo qua si può fare. Union Party, ok, è quella sul ponte. Oh, vedo l'Evoker. Quello è l'Evoker, giusto? Per degli scheletri, c'è quello che evoca. Ah, il. Come si chiamava il Drogo Supremo? Il Drogo Signore della Morte? C'ho il cane, manco lo uso io. Anche io! Guarda, Fagobaldo, un amico! No, madonna, non in due col Sì, cane. sono in due! Madonna, che manco li tocco, li sciolgo. Ma li sciolgo Mi sa che allora è a livello prima che aveva una difficoltà strana. Sì, vero. È più assurdo, più facile adesso che non prima, oddio. Ai! Sono incastrato! Così vi hanno rotto. Sti buchi di culo ambulanti! Madonna, non so come sono ancora vivo! Perché ho pensato io la cura? Ah, ecco! Dov'è il maledetto bastardo che chiama le pietre? È quello con la collana hawaiana rosa. Sì, lo so chi è, non so Aia. dov'è. È morta? Sì. Ok, che ci schiatti anche tu. Un attimo, ho preso la cura apposta. Buona.
Sì, sta palestra non mi dispiace, però ne voglio una più veloce. Non capisce niente, se sono anche esplosioni. Dobbiamo riuscire a trovare il ponte dove, dove c'è la runa. Forse me lo ricordo anche qual è. Forse me lo ricordo anche, perché la volta scorsa che siamo stati su sta mappa c'eri andata, non c'era nulla. Ora quello è una mappa segreta, non mi ricordo. Aia, ancora! È il creeper di merda! Avevo capito! Sotto tutto. Come si chiama quell'oggetto che c'è te che ti fa il danno? Fanculo, non so, non troppo tempo. Un po' di tizzetti qua che vogliono. Sì. In botte. Fanno gruppo, fanno branco. Ho una caspita di strada. Siamo un po' messi male noi due. 7, 6, 5. Oddio, cazzo, solo sono rimasto. Porca vacca. Tranquillo, tranquillo, non molto vedo in realtà. No, vabbè, fatto... c'è troppa gente per noi. È stato meglio questa vita, Io finché non trovo. Sciabola. Sono contento. Ma perché il golem? Il golem è. È il big creeper! Il golem effetti è il migliore pezzo. Sì, ma non è il cane. No, se vuoi una combo potentissima ti fai doppio fungo e gong. Doppio fungo e? Il gong lo trovi nell'isola quella la. La fate, vengo giù. Sì, sì, ce la facciamo. Io ce la faccio. Il gong lo trovi nell'isola, non so dove fungo. Non lo so, cioè nel senso l'ho fatta parecchie volte, quelli quella lì non l'ho mai trovato. Ma il drop è bastardo. Ma non erano così tanti, dai. Comunque st'affare si chiama il faro corrotto, quello che lancia. Io sempre vengo qui a fare foto. Non apprezzi le cose belle. Ma non l'ho mai provato per quello. Mi pareva tanto di cagato e l'ho sempre venduto. Ma andiamo da lui, va, che più avanti. Devo dire che 400% di riflesso è buono, faccio parecchi danni di riflesso. Beh, sì. Pecora. Dio. Ti bastardi voi con le balestre. Ho pagato, no? Oh, io. Ah. Aiuto! Arrivo anch'io! Ah, sei tu da lui. Maledetti balestrio. Lo stai giocando te? Sì, no. Occhio, occhio che fai il balestrio là. Allora, me lo rianimi? No. Sto rianimando? Sì. Lo stai rianimando tu? Ok. No, no, infatti non dicevo a te se me lo rianimi, diceva al gioco se me lo rianima. Che stavo cliccando, non faceva niente. Io comunque stavo dicendo, dovrebbe essere da qualche parte qua il ponte, se non ricordo male. Ah. Sti cazzo di Alicari ogni volta! Penso che questo mouse a quei di piccare non due a caso. Lì sopra non ci avevo mai più. Classico, ah, non si poteva andare lì. Vuoi vedere se si stanca prima il mio polso? Vorresti di più che male. Per questo si usa il pad su sti giochi. Il pad è la vita. Io sono perduto per sempre. Ciao. Sa che è meglio non far partire guerre se è meglio il pad o la tastiera. Tanto sappiamo chi vince. La tastiera rimarrà sempre la migliore, lo sai. Non passa, aumentiamo il cap del livello, sicuramente. Quindi questi oggetti diventano completamente inutili. Ah, perché c'è un cap di livelli? No. No, cap nel senso che invece il power invece di essere massimo 107 108. Ah, la potenza. Ah, ok. La potenza degli oggetti, mettiamo sicuramente 120, 130. Ok, c'è ancora l'isola dell'Ender, il Nether. Che devono quelli saranno gratuiti probabilmente. Anche,
perché comunque il portale del Nether te lo fa vedere ma non lo puoi attivare perché lo dovrai sbloccare, mi sembra, in un determinato dungeon. Che troverai proprio il pittino che manca. Se la sente come se la facesse sul serio lui. Invece. Oddio. Evoker di merda. Ah, mo è l'Evoker. C'era l'Evoker, sì. Anche un maialino! Non avevo mai notato che il maialino, quando lo vai per menare, che ti vede, gli diventano gli occhioni giganti. Si caga anche lui, poverino, non vuole crepare. Ma diventa comunque un ottimo bacon. Ok. Ok, sì, comunque il... Oh, merda! Il falcione è molto meglio, comunque, vero? Perché il terzo colpo della lancia è lentissimo per ricaricare. Questa balestra c'ha l'aimbot, praticamente. Anche il pad c'ha l'aimbot, in realtà, quindi non ci faccio molto caso. E creeper, di santo, sì, Stefano. Corri. Voglio mettere, ecco, questo. Mi sa che okay. L'abbiamo perso. No, sono qua. Ah, scusate. Con te, con te. Non funziona l'amuleto, però. Gravità e nuvola tossica. E la palestra che è lenta a sparare. Mi dicevo, devo trovare assolutamente un altro punto. Beh, se hai tanti smeraldi, poi io posso cambiare account e ti faccio comprare roba dal mio, che sono abbastanza potente. Sì, che lei c'ha l'account più alto volendo, per comprare roba. Poi c'è un altro segreto. Sì. Oh, merda. L'ho già aperto io. Poi bisogna andare a prendere. Non vuoi giocare un po'. Arrivo! No, l'hai già fatto, niente, perfetto. Niente, bisogna prenderti la tua runa. Comoda. Non so se l'ho già preso. No, questa non credo. Arrivo subito, intanto vi aspetto qua fuori. Troppo lenta veramente la ricarica. Fatto. Oh, un po' di gente. Una balestra pesante fa cagare. Perché è troppo lenta, però. Dov'è la mia attack speed? Perduta per sempre. Sì, ragazzi, deve prendere l'oggetto. Chi è l'host di V2? Io. L'ho già preso? Aspetta, che oggetto, però? Io credo di poterlo farti prendere. No. Non ho preso niente, ho preso la runa al massimo. Era una, quella la volevo dire. Sì. Ah, no, quella l'ho presa. Aspetta un secondo, mi sta laggando. Boh, aperto. Non capisco se mi sta laggando la live. Il gioco, molto probabile, perché quando carica tante entità lagga. No, no, a me non sta laggando il gioco, mi sta laggando la live. Ah, non lo so. No, forse sei presa. Ho avuto un attimo paura. Si spawnare. Sì. Supporto! Ci penso io. Sempre se non schiaffo prima. Tranquillo, insomma, sono cose. No, perché mi si attiva il menu? Arrivo. Ma io lascio la chiave e vengo. Oh, bestia. Mi si attiva il menu da solo, io non so come cavolo lo fa ad attivarsi da solo. Ah, mi hanno fatto malissimo, pensavo di potersi passare in mezzo. Vede lei, sì, che è meglio. Io non ho un timer. Un secondo.
Bella mira ragno. Io devo sempre pensare che non posso passare in mezzo ai nemici. Non sono incorporei. Allora, ragazzi, il Mario Slash li giocate oppure li giocato anche ad altri titoli? Aspetta, non ho capito la domanda. Ah, Ken Slash, qualcosa ho giocato, ma niente di che. Niente di famoso, comunque. Ho giocato tipo a 99 Nights, che penso non conosca quasi nessuno come gioco. E poi ho giocato a qualche Musou. Sì, One Piece Pirate Warrior, First of the North Stars, Chaos Rage, e a un Dynasty Warrior, ma non mi ricordo quale. Questo non so quanto vecchio fosse, se fosse vecchio. Guarda, io ho un problema con i Musou, semplicemente che dopo un po' li trovo tutti uguali. Beh, ma infatti sono tutti uguali. Giocare sempre allo stesso modo non mi fa molto impazzire. Ok, così dici che Cristo e gli altri sono... Cosa mi ha ammazzato nel frattempo che non guarda? Internet molto bene, vero? Ah, si è mutato, è vero. Aiuto. Ocio. Proprio creeper. Li ho visti proprio lì. Che ci hanno creduto fin troppo. Ma sì, veniamo fatti fuori in questa maniera. Becca questo, sto balengo. Passo da dire bastardo a cercare di essere family friend e dire balengo. Non c'è una vera motivazione, so solo che lo faccio e non serve a un cavolo. O un cazzo, anche qua, dipende. Non precipitare nella pozzanghera che è V-Rain. Ah, salve lei. Oddio. Ocio! Pensavo ci fosse più gente. Ora c'è più gente, ora c'è più gente, assolutamente. E anche tu andato. Non sono ancora morto. Non completamente. Sento un rumore strano, ma penso non fosse nulla. Sono... Ah, penso che sei morto. Non so perché pensavo di essere precipitato nella morte. Secondo me è morte e distruzione. Cosa abbiamo? Totem degli scudi.
Intanto palestra dell'anima. Che direi che metto. Forse... sì, questa. Questo. E questo. Che c'è? Al golem. Segnalava che c'aveva qualcosa, c'aveva il golem, c'aveva. Ho trovato quelli che lasciano più smeraldi. I lancetti leggendari. Bene, questo. Quindi alziamo di più o andiamo al 6? Adesso vediamo un attimo, che stavo mettendo un attimo i potenziamenti. Continuo a cambiare armi, va bene. Tanto va bene. Lanciando un colpo. Va bene questo. Questo. Ok. Bello. Più o meno. Ecco. Io ho trovato quello che volevo, che avevo visto sempre da Reaper. I cazzittoni che attivano e che curano. Se poi avete tanti smeraldi così vi porto nella mia di isola azzurra e tu spendi le armi più forti. Io li sto continuando a spendere al momento, se vogliamo andarci un attimo va bene. Ma se non hai smeraldi? No, 310. Quanti? 310. Sono pochi. No, voi hanno 140. Prendiamo un po' di smeraldi intanto e poi dopo vi porto. Ok. Queste qua portano più forse. Beh, andiamo allora un attimo. Ma hai fatto pascoli, raga? Pascoli. Non so se ha fatto la zona segreta che... Ah, pascoli di zucca? Io abbiamo fatto canyon, se non sbaglio. Sì, pascoli l'avevo fatto comunque. Facciamo tempio? Vai, tempio. Del deserto. Metto livello... Ma qua non l'avevamo trovata. Aspetta, ti ricordi che prima stavamo cercando e non la trovavamo? Che cosa? La runa. Non l'abbiamo trovata prima, che non mi ricordavo come si attivasse. No, non me lo ricordo. Facciamo partire di livello alto questa, occhio. Ma le volte sarò per terra perché quelle che sono in piedi. Tranquilla, potrebbe essere peggio. Potrei andare a terra anche... No, potrebbe andare a terra molto spesso anche io, eh. Io mi ricordo che la roba della runa è per andare a prendere la chiave dorata. O quella dopo. Vai, golem. Fagobaldo, fai un lavoro migliore tu. Pensavo peggio, sono salito anche di livello. Madonna. Invece un sacco che colpisce. Sti cosi. Però per farlo meglio mi servono i funghi. Occhio granata. Ah, là, là, là. Ecco. Porca puttana. Arrivo. Strage.
Non sono morto. Ah, madonna che pelo! Madonna che pelo! Vai Golem, ammazzali che intanto io rianimo lui. Ma no, il Golem sei inutile però, Sì, il Golem è un po'... È no, comunque un... il Golem è utile, c'è troppa gente qui. Attivo le di tutti su di me. Vabbè. Io non posso, non posso giocare così, no? Adesso arriviamo. Non temere. Non posso. Merda, temi. Io lago vado a cazzo di levare. Vai. Prima i necromanti, altrimenti così. Sì. Mo ci provo. Non bisogna andare a caso, necromanti. Ok. Ci ho provato, c'erano troppi zombie attorno a me. Ah! No, non ce la facciamo così. Sai di no. Ho fatto un po' troppo alta la difficoltà allora. A quanto l'hai messa? Massimo. L'ho messa al massimo, sì. No, non ce la facciamo. Le coppe di necromanti, il topo, che un top. Ce ne posso essere di tempo che ancora un po' ce l'abbiamo fatto. Io te l'ho sempre detto, lo vuoi fare a livelli così alti? Prendo l'altro account e li facciamo, non è quello il problema, ma poi non sarebbe giusto. Appunto. Sarebbe completamente un fan. L'abbiamo fatta. Io te li ammazzerei sempre io e non sarebbe giusto. Non sei più grosso di questo. No, infatti, per quello gioco col secondo account, così siamo bene o male tutti allo stesso livello. E Fragobaldo secondo è morto dal... secondo! Sessantesimo ormai! Dovrei essere con l'Alda, dovrei essere sull'80 e passo, dovrei essere... Se ci catapalchiamo... armi molto più decenti che non mi... Occhio al fuoco, occhio al fuoco! E non ci muoio così per poco. Maia figlio di buona nonna. Adrenalite! Fuoco! E l'anima devi mortacci loro pure. Ecco, sposare, grazie. Oh, ok. Ciao bella. Aspetta che dovrebbe essere qua. Cosa? Non è la qua. Eccola qua. Ah, la luna, ok. Adesso un attimino solo che... Volevo prendere la luna e torno. Mm-hmm. La luna questa, sì. Non morire che c'hai sulla chiave. E che succede se muoio con la chiave addosso? Non so se la perdi e rispuna qua, non ne ho idea. No, no, non credo ti blocca così tanto male il gioco. Hai fatto male, ma non così tanto. La dinamite, sai perché te la inculla la dinamite te? Io adoro la dinamite. Anche io. Ma per altri motivi. Non c'è anche la cosa a me, la adori. Questo qui è sempre il solito dungeon. Ah beh, si fa. No, non facciamolo adesso, perché sennò già siamo, abbiamo una sola vita, sennò la perdiamo, almeno proviamo a finirlo sto livello. Mm. Vediamo fin dove arriviamo a morire. Eh? Vediamo fin dove schiattiamo. Io ho bug abusato il gioco, ragazzi, recentemente. Mi posso colpire. Se ti allontani leggermente, con la dinamite. Non dovevi tirare la dinamite! L'ho detto! E eri al sicuro lui! Lui è al sicuro lì dove stava. Ho capito, ma era in mezzo ai nemici e io c'avevo la TNT e non potevo usare l'arco. E ti avvicinare. Se mi avvicino schiatto. No, non è vero. Ostia! Ah no, è tornato.
È tornato il mio cane. Ciao. Non ho paura di voi! Disse credendoci poco! Mamma mia! Che burdel! L'anima di rimonte! Ok, è stato easy. Ah, è stato molto easy. Non era neanche il boss, è quello il fatto. Come dice, sai, era il boss. No, non è vero, è stato facilissimo. No, è uguale quando lo vedi, ovviamente. Ma io. Ok, è andato benissimo. Meglio di così si muore. Curati, quale. Posso avere una pozione, per favore, che sta cura fa cagare? Grazie. Ho lasciato dietro due oggetti, voi andate avanti e vi aggiungo subito. Oh merda. No, vi aggiungo subito non vuol dire crepa a breve così e tutto a posto. Oh cazzo. Madre, arrivo! Colpa dei tizi che lanciano le gemelle. Scappa! Io sto morendo. Quindi... questa è l'ultima opportunità mia. Sì. Moriamo adesso, è finito. Neanche il tempo di arrivare sono crepato. Ciao. No, ok, ho fatto il livello troppo alto, va bene. Ho fatto il livello troppo alto, è una mappa sbagliata, più che altro, secondo me. Un pochino. Vabbè, la runa l'hai presa, guarda la supposizione. Mi ha scollegato. Vabbè. Sì, si può a me. Tra l'altro mi si è buggato lo schermo, mi dà lo schermo nuovo. Anche a me. Ale, vi ho buggato entrambi. Dai, così! E due li ho corrotti, restano solo tutti gli altri. Viaggio verso l'accampamento, ma non mi... devo riavviare il gioco. Non sono comunque malaccio. Quattriamo. Non vedo un po' più di attack speed solo, però... purtroppo questa abilità non va bene in sti guanti. La nuvola di veleno, dovrebbe avere qualcosa che aumenta l'attack speed al posto suo. Comunque molto interessante. No, non compro nulla. Ti ho detto, tienili. Tienili che poi ti porta lì. Sì, no, adesso il tengo, infatti. E costa anche parecchio il mio mercante. Quanto costa il tuo? Penso sui 300-400 costa. Ah, ma mercante o fabbro? Entrambi, non mi ricordo adesso perfettamente quanto costa. Se vuoi posso andare a vedere, non è un problema. Ma è uguale. Intanto faccio stata una missione. Tu se vuoi andare a controllare un secondo. Tanto ne facciamo molto. Torno al menu principale. Dai, non facciamo al massimo, facciamo un po'. Intermedio. Invece che al 61 al 56, 5 livelli più bassi, dovrebbe essere fattibile, spero. Oh, io ho detto spero, non credo, non ne sono sicuro. Qualche gioco magari 1-2 potrebbe anche essere nel livello giusto. Non lo siamo tutti dalla comunque male. Allora, il mercante ne vuole 291 e il fabbro ne vuole 145. Come 145 solo? 145, sì. Il fabbro ne vuole 160. Non so perché ne vuole così tanto. Ma sei col tuo canto principale o con il tuo... col principale? Strano. Adesso lo cambio e arrivo. Tranquilla che qua tanto muoiono tutti a breve. Tutti!
Dove vai? Faccia da culo. Ok. Ed un'arma verde, dove sei tu? Arrivo. Una arma verde, una cosa verde. Beh, di nuovo Tempio del Deserto. Certo, ho fatto 5 livelli di difficoltà in meno. Perché hai rifatto sto posto? Perché devo farlo. Qui non si è capito molto come funzionano le cose. Si vede la differenza. Non crepi all'istante? Esatto. Baule di ossidiana da me. Che cazzo è spunata? Sono dall'altra parte dove non avete esplorato. Adesso ci arrivo. Parti. Dai, arrivo un secondo. Appena la può partire. Superman! Beh, non è uscito niente in realtà, quindi... Esatto. Sono usciti i diamanti. I smeraldi. Poteva comunque doppare, poteva. Peccato. No, il mio PC non c'ha una freccia nel braccino, piccolo mio cuore. Povero! Cazzo, se la sente! Acupuntura per lui! Smeraldi tutti presi. Qua c'è un bel oggettino che ho ignorato di nuovo. Ha un'armatura più debole. Dai, quanto stai laggando, Singed, sì, Singed. Questo angolino è molto ispiratorio. Vieni qui! No? Non vieni qui? Ti faccio venire io qui. Mi piacerebbe darti la mano, però... Mi spingono troppo, mi spingono troppo. Ti sei messa nell'angolo, perché? Io non mi sono messa nell'angolo, mi ci hanno messo loro. No. Non ci si mette mai negli angolini senza fuga. Ah, ecco. Un bel po' di gente ammazzata. Guardalo lì il bastardo. Beh, molto interessante essere venuti di qua. Siamo venuti di qua per perdere una vita. Ottima idea. Ma che vuoi da me? Esploriamo tutto. No. Vieni piccolo. Guarda che tu voleva paura di Fagobaldo. Tutto normalissimo. La trappola? No, da un cazzo di cosa che spiaccica. È la trappola! Togliti di lì adesso! Non so, voglio andare a dire un po' così. La connessione oggi cosa deve fare? Grazie, però mi hai fatto ottenere un trofeo. Se magari io spieghi tu la mia connessione che non deve laggare da far schifo, magari, ecco.
No, ma è vero che sei rimasta lì finché eri invincibile. Tu sei rimasta un po' troppo dopo. Non mi fa camminare, che devo fare io? Mi sa che giocherò con l'altro account, almeno c'ho più vita, sai. Magari schiatto meno oggi. Ecco, e Frago Balt è morto. Succede. Volevo possiamo andare a fare il mini dungeon lì. Vuoi fare il mini dungeon? Io fare il mini dungeon. Volendo. Se ci schiaccio un'altra volta ci metto 3 secondi io a cambiare, eh. Oh, ma che lagna. Che lagna. Che nuscatei. Ti prego, concedimelo almeno oggi. Non so, accanto. Almeno c'è più vita, magari schiatto meno. Non è che più che altro non leggo meno, più che altro non muoio con più vita. Ho un'idea! No. È una pessima idea! Sono incastro nell'acqua! Vieni da me, Enderman! No, dai, ma non me lo fa di animare. No. Ce l'hai con me, Enderman? Io sono incastrato qua sotto! Però lo prendo comunque a cazzotti! Con me, eccolo qua. Cioè, con me, altro che con te. Dai, che sei morto, stronzo. Esattamente. Ah, bello, dinamite. Oh, una bella dinamite. Una volta tanto nella mia vita. Tutti qua, per favore. L'avevo visto. Occhio, c'è un necromante davanti. Oh, che bello il necromante, non vedevo l'ora di... Arrivo anch'io! Già fatto fuori. No, è lì, è lì. Ne ho fatto fuori un altro. Penso stia morendo, non ne sono sicuro. Penso sia morto. Madonna. Tutti nell'angolino. Un attimo. Occhio, cosa che l'ho tirata io. Mi hai fatto esplodere il golem. Vabbè, sai quante volte è esploso Frago Balt e non mi lamento. Falcetti. Ho detto vai gravità e fulgore, ma non ancora. Molto lentamente arrivo. Mi sa che devo mettere un attimo poi un filtro per fare una roba. Aspetta. No, io devo fare una cosa un attimo. Bene, davanti vi aggiungo subito. Mi si è aperto il video. Non è attivo. Perché non sei attivo te la riduzione del rumore? Io ce l'ho già attiva. Perché sento le voci sotto. Non posso farci niente. No, ma non è un problema, semplicemente sento. Per dire che si sentono. Posso farci volo! Il problema è che adesso proprio non posso controllare. La falciatina. Io sono di petto, non è intelligenza, questo non è l'altro. Io sono completamente intelligente. Ma i pet? Lo lasciamo fare l'evocatore, guarda, subito. Bene. Testerò com'è la mia potenza di percosse contro il boss. Il
Fuoco, brucia il fuoco, ma non te lo ricordi? Vabbè, c'ho l'Enderman che c'ha con me, va bene. Scappa! Corri, scappa, c'è l'Enderman! L'abbiamo un po' lame incastrato, no? Ok. Arrivo! Forse! No, ti ha criticato per cercare di ammazzare. Ammazzate prima l'Enderman. Mi piacerebbe, però sto muovendo un po' io. Merda, infatti. C'hai le spalle? Ok. Corri! È andata male. Posso qualcosa, non si capisce che è quello. Un creeper probabilmente. Una costante, non sai di cosa sei morto, è creeper. Sono quelli che fanno danno, loro e gli evocatori. Perché non fanno degli evocatori che evocano creeper? Che sennò la gente bestemmia. E addio. No, dove è? Ho fatto il danno. Ah, ok. No, Golem. Golem, ma non ci vuole molto capire, smiare, non ci devi stare sul fuoco. Sì, che ci vuole. E pianta di evocare fiamme, te. Porca di quella put... mi evoca le fiamme. Ok, forse mi riesco un minimo a riprendere la vita che ho perso. Ok, ho il pepe al culo, a posto. Sei andato in vita te? Sì, sì, ok. Sì. Sono andato in vita, sono andato in vita. Che magia. No, sono troppo abituato a Borderlands dove c'è la lotta per la vita. Beh. Potrebbero farla un po' di lotta per la vita anche qua, anche se sarebbe un po' troppo facile. Allora, invece le pozioni, quelle da speciali. Cosa ti fanno? Scudo, invulnerabilità, no? 3 secondi. Ah. Alla diavolo, insomma. Ciao, scheletro. Ma che li prendo a coppini fortissimo. No, non è vero, non più. Toccato! Che mi ha toccato! Cerco di non crepare! Non prometto nulla! Ok, non sono crepato. Ora scappo. Merda, 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 merda. Ah! L'ho tenuto occupato abbastanza! Niente. Si è girata in tondo. Aia. Ce la possiamo fare, dai. L'ultima vita, ce la facciamo, secondo me. Sono stato attenti qua, non muoio in due. Non perdiamoci troppo. Non perdiamoci in troppi perché sennò finisce male. Vabbè, adesso posso con quello. Ok. Sono rotta le palle di morire così.
Non ho mai parato! Ocio, arriva i colpi! Non va! Non ho paura della morte! La morte che ha paura di me! Che cazzo sto dicendo? Non è che... Sì. Sono a riparo! Oh, è andato! Madonna, che pasta che sai questo mob. Questo è stato un vero menage a trois. Nel vero senso italiano del termine, però, un menaggio a tre. Per quanto uno fosse quasi sempre morto, e ma... questo l'avremmo dovuto fare prima, in piccola difficoltà. Forse. Ho fatto una stronzata! Non è vero. Che paura ha fatto il golem! Sono incastrato! Sono morto! Aiuto! C'erano un po' di... C'erano un po' di ragni e spettri, semplicemente. Arriva! Ti faccio, ti rianimo! Ti potevi rianimare senza uccidere lo scheletrino volendo, eh! Ah, aspetta, non andate via che devo prendere una cosa indietro! Tanto io mi curo. Sì, tanto abbiamo finito. Ok. Era solo un'armatura, ma la volevo anche solo prendere per distruggere. Possiamo andare. Se avete fatto tutto, possiamo andare. Sì. Sì? Via. The Necromancer's staff is destroyed. Once again, the Arch-Illager is thwarted. Un po' di dinamite finale ci sarà bene, dai. Polvere dello stupore. Ok. Tempesta viola. Non 54, 150. Non ci danno questo. 1171 cristalli gemmici. Quanti? 1171. Quando volete, ditemelo voi. Andiamo un attimo, dai. Allora, riciclo questa roba qui. Magari trovo dei guanti più forti. Invece un sacco. Io c'ho 1141. Che poi più che dei guanti devo trovare un'armatura che mi protegga dai danni, più che un'armatura che... che faccia danni, perché al momento è quella che ho. Ci inviti tu? Una scala sull'host. Sì. Ma in teoria dovresti poterti unire tu. Ti unisci o poi gli unisci a te. Sì. Proviamo. Se no ti invito. Tanto per studi. Ti fa unire? Ok. Perfetto. Penso di trovare qualcosa di più forte. Insomma. Ho trovato più forte da me, veramente. Tu sei sculato, è diverso. Sì, no, penso che prenderò da me perché... Già solo il fatto che il mio costa 160 e il tuo 145 mi fa sospettare qualcosa di strano. Forse perché io compro più cose dalle errante, quindi magari io mangio a lui il prezzo. Boh. Comunque, ritorno nel mio lobby. Come si fa a uscire? Ah, ok. Non so se ti fa unire, se si unisce anche lui. Non credo funzioni in questo modo. Ma
si fanno cagare entrambi comunque, però. Ok, non è che ci abbia ricavato molto, però va bene uguale. Mi sembra molto strano, sai? Non lo so perché il mio viene di più. Non devo pensare dove andare, tra l'altro. C'è un posto che doppa... che può doppare guanti più che altro? Non ne vedo in realtà. Vediamo un po'. Per qua non mi droppa. Forse quelli sono guanti, ma non ne sono sicuro. Allora, tanto è una missione che ho già fatto, quindi. Io ce l'ho nella caverna umidiccia. Non so se c'è anche tu la caverna umidiccia. Caverna umidiccia. Umidiccia. No, non ce l'ho. È una mappa che devo sbloccare, probabilmente. E lì e qua ti droppano i guanti. Pensiamo che adesso possiamo tranquillamente fare sale di alto blocco. Lo volete voi? Dai. Vai, sì. Mi sono unito? Sì, devi avere la tua fossa. Io non la conosco. Perché sono ti da la 1. Non facciamo al 62 perché prima ci siamo morti, facciamo al 56. No, no, vedi che reggiamo adesso. Se vedi il cap del livello siamo giusti, non siamo come prima. Ma eravamo... Ah, perché guardavo... Sì, io guardavo la mia potenza, però... Con la potenza... la potenza più aumenta anche il danno complessivo. Sì, perché... Tu... No, no, tu... Chi ha il suo principale? Sì, perché almeno io voglio di morire. Ah, ecco. Tu eviti di morire, ma noi scoppiamo se non stiamo attenti. Allora, io scoppio, io sono quello di livello più basso adesso. Ma almeno non droppi roba più buona. Perché? Non lo so che è successo. È caduto di sotto, ragazzi. Se sei ancora con noi. Non muoverti! Oh, cazzo. Dici che sono a terra. Non lo so. Sono caduto nel vuoto. Vabbè. Anche lei è caduta nel vuoto. Un attimo che rianimo anche lei appena ritorna. Che... Ma io sono un vuoto, non puoi niente, come fai a rianimare? Ah, statemi vicino perché praticamente ho un potenziamento che mi cura tutti i membri vicini a me. La spada. Quello che ci uso i pugni. Quello che ci uso i pugni. Si attiva poco ma si attiva ogni tanto. Mo si muove più, no? Faccio dei danni con noi. Qua ci dovrebbe essere un dungeon. Ma lo andiamo a fare. Non mi ricordo se è la runa o un dungeon. No, questo è un... Un cazzo di niente. Blocchi la caverna. Questo mi sa che non ce l'ho io. No? Ma se ci accedi dalla partita di qualcun altro, te lo fa sbloccare? No, non credo. Sbloccare una tua isa, però almeno sa dove deve andare. Riesco a prendere danno pure dalla cosa dopo di diverso? Sono vari dungeon con una cesta finale che dovrebbe darti buon loot, ma non cambia molto dagli altri. Che dolore al culo che mi fanno! Sono sopra livellati, infatti faccio dei danni con 2000 colpi. Sono sopra livellati, non so. Bello essere iper sgravi, vero? Bello essere iper sgravi, dicevo Akira. Ho capito, ma almeno c'ho più vita ed evito di continuare a morire e perdere i dungeon. Tra l'altro io curo ogni volta che esce quell'esplosione di lui. Poi te l'ho detto, quando è che si sistema la connessione nei prossimi giorni così, torno col mio vecchio con l'altro account, non è un problema. Ah, sponda anche di qua, ok. Allargando così. Fai il fuoco! Brucia! Non è vero. No, la connessione normale, ma oggi c'ha problemi, non so che problemi c'ha. Si è già riavviata 3-4 volte, quindi. Non.
Sai che in generale la tua connessione ogni tanto... La mia connessione è migliore della tua, quindi non rompere le palle. Scusa? Lo sai che la mia è migliore della tua. Quando abitavo nella vecchia casa era migliore della tua. Cioè, era migliore della tua della mia, mo... No. Ho una balestra rapida, bella, quello che volevo. Visto? Non prenderò, non darò mai più via le balestre rapide. Vedi la scelta di meglio, quella esplosiva. Solo quella esplosiva, quella è potentissima. Al momento quella è la mia prima scelta. Io sto giù di sotto. No, a me piace una che spara tantissimo a raffica. La balestra esplosiva mi sembra troppo lenta. No, invece no, dipende. Sì, no, effetto è lento. Però più è buono perché a livelli alti c'ho. Penso una cosa del genere io. È più divertente. Non l'ho manco evocato io. Cioè mi stai gioco. Per farti capire come sono messo. Io non sto toccando la tastiera. Bene. Cioè 1155 maestria è potenziato bastardo. No, è andato giù. Altri! Cavaliere di stamazza proprio! Yeah! I level up! Power, curse through me! Bella dinamite, povera Ina. Diavolo, dove il barbo, dove sottavi tutto. Niente. Ok, c'è un oggettino nascosto. Un oggettino nascosto, cioè c'era la luna nascosta, ma... Io mi ricordo, se mi seguite è un... Ah, bene. C'è una, proprio una torcia leva. Sì, quello sì, mi ricordo, ma non mi ricordo il punto. Qui, ok. Arrivo! Hai evocato il tuo golem che stava ammazzando uno scheletro. Però è una cosa che devo migliorare, devo mettere l'autopaggio. Devo decidere sempre di mettere il tasto del mouse, non mettere l'autopaggio. Arrivo! Lo so, uccide un po' di stronzi! E niente. A palestrate! Maronne! Niente, sono esploso. Arrivo. Se non fossi bloccato una ragnatela del ragno di merda. Non sono molti. No, ci sono. Figurati. Sono full vita. Ma perché devi usare la pozione? Vabbè. Però si caga in fretta la pozione, sì. Ho capito, ma penso io la cura. Fa schifo quella cura lì a terra! Non fa schifo, ti cura una marea di cose, di danni. Ma in combattimento quando devi stare fermo, quando devi muoverti non serve a niente. Muovi in cerchio. Sì, in cerchio sul posto. Intanto ti curi. Quella porta lì in alto, giusto? Sì, quella luminosa. Ok, io sto usando il pozzo. Ce n'è una prima, ma forza. Ok, andiamo nel pozzo. Ma cambia niente. Cassa? Ah, forse una cassa. Ma sì, allora andiamo, dai. Posso scoperto oggi per tuo caso. Ah, c'è un golem. Porca puttana! Mi sono solo avvicinato leggermente. Il golem è in
Boh, non ho più frecce, ma è stato worth. Un po' di oggettini anche che... No. Nulla cosmico. Voglio restare fedele ai cazzotti. Cazzotti e palestra rapida. Ci possiamo combinare con quella con l'onda energetica e i guantoni. E muore. Si va. Ah. Un cuocicidio. Sono incastrati. Sono talmente tanti che non ci stanno. Ma è un'implementazione nuova allo spawner di cuochi comunque, che ci sono un po' troppi effettivamente. Guarda. No, non sono cuochi, sono i pillager con il cappello da chef che stanno preparando la festa per l'arci coso di sta. L'arcitizio. Penso che Telegram abbia un po' di problemi in sti giorni. Appena hai avuto un messaggio, ok, sto loggando. Sì, ma devi aggiornarlo. C'è aggiornamento di Telegram. La vacca di quella. Ma voi state proseguendo dal. In fondo c'è un altro pezzo da esplorare. Ma veramente no? Evidentemente sì. Adesso andiamo allora. Andare a vedere. Guarda, vedi se c'è qualcosa di interessante, massimo ogni tipo. Dai, sì, che dopo ce la caviamo. Tiratissima. Ah, ok, era la cosa dove c'era la chiave che non abbiamo fatto il giro. Mi ricordavo infatti che era inutile tornare indietro. Non ricordavo, posso ricordarmi? Non gioco tutti i giorni a Minecraft Dungeon. Ah, che botta. Tippati da me, dai. Tanto non sono. Non sono circondato tanto. Arrivo, arrivo. Che poi circondato, insomma. No! Ti ho vista ridotta a schifio. Ho il mio account, non possono uccidermi. Ma laggo comunque, però non muoio. Cioè, mi riducono con poca vita, ma non fino ad uccidermi. Va bene. Perché mi ricarico io colpendo, quindi. Cosa che farei anche. Forse ha un po' poca probabilità. Porca Eva. Erano un po' tantini. Oh, ho trovato roba. Fottuti alla grande. Backstabbati come non mai. No. Sono morta per la quella chi l'ha tirata la TNT? Io. Sapevo. Stronzetti. Dai, una morte ci sta. Devo mettere che mi fa piacere che quanti ci sono un minimo più danno in più. Un minimo. Che power sei con questo personaggio? 85.
Sì, ma con lag è come se fosse al 20, quindi. Sì, vabbè, se lag hanno. Questa? Un fece. Meno che mi stia facendo i gran cazzi miei potenziando tutto quello che posso. E voi andate. Un fece. Io faccio fuori i nemici. Beh, diciamo che. No. È una cosa reciproca. I nemici ti fanno fuori anche a te molte volte. Io con questa balestra qua non posso usarla contro, però contro di voi sì. Perché la mia balestra fa più danno a quelli potenziati, quindi. Non ne vale la pena. Ok. Un altro in meno. Tu, fantasma delle palle. Ignorante, vieni qui. Palestrieri, rompi coglioni veramente. Sono d'accordo anch'io. Golem, pensateci voi. Tanto che io mi ricarico. Golem, pensateci voi. Hai molta fiducia nell'IA di sto gioco. Ho fiducia perché so cosa, so il male che fanno. Devo veramente trovare un'armatura più resistente di questa. Aia, sei rimasta solo tu, eh? Lo so. O meglio, rimarrai neanche più tu tra un po'. Tredici, dodici, undici, dieci, botte, botte! Dicevi? Mi sono buttato in faccia a tutti! Oltre che al fuoco. Non posso spostare. Ok, io mi sono effettivamente curato. Mi sto curando arriva. E Bavangul. Bravo Golem. Ok, sono morto solo un paio di volte. Deve essere molto peggio. L'hai fatto anche di livello un po' più alto. Vabbè. Ma l'avevo detto che sarei morto un sacco di volte io. Perché sono comunque il più piccolino. Sei così debole. No, no, però c'è di meglio, voglio dire. Quattro, okay. Ottimo. Allora, io mi sa che Fragobaldo. No, in realtà Fragobaldo non vuole che mi salutasse, però fa lo più potente. Non voglio buttare per quello. Tolgo sta cura che non cura un cazzo ormai. Potrei aver dato un'armatura decente per il combattimento. E che tu ti prendo un'unità di più. Ah, aspetta. Più 30% danno a distanza. Questa è l'armatura da valestriere. Questa è un'armatura fisica. Che però non mi dà la stessa salute di questa, tacci sua, vabbè, non importa. Devo andare a menare fisicamente, fisicamente si mena. Questo. Questo che fa comodo. Mi piace anche questa. Ok, adesso meno. Di più. Adesso sono a 72 di potenza. Il fungo è bello. Il fungo è molto bello.
Allora, la prossima cosa che tolgo è Fagobaldo, purtroppo, però... Hai visto come si mena veloce? Allora, guarda qua. Guarda un attimo qua. Questo è menaggio normale, no? Fungo. Bene, direi di passare oltre. Forgia infuocata o pinnacoli d'ossidiana? Forgia, perché il pinnacolo è il finale, mi sa, vero? Sì, allora facciamo. Ok, facciamo prima allora questa, così non manca. Devo trovare. No, ma questa armatura va bene perché mi abbassa il tempo di ricarica degli artefatti. È ottima. Questa invece di runa, Ok, forse ci sono. Ma sbloccare tutte le rune poi alla fine a che serve? Ti dà un potenziamento, cioè ti dà delle armi potenziate. Ma una volta secondo sola? Ti dà un paio, due o tre armi. Ho fatto un errore grave. Mi sono buttato in mezzo a tutti, di nuovo. Una cosa. Dimmi. Guardalo là. Uomo culo. Magari se io attivo la mappa vedo anche dove vado. Ma no, non serve. È qua, il coso. Qua? Ah, ok. Non possiamo andare. Oh, cosa che fa? Arrivo subito, Trema tutto. Arrivo subito. Non ho il fungo pronto ancora. La lava, non devo camminare sulla lava. Tutti qua, tutti uniti, belli voi. E muori. Bravo golem. Oh, un oggettino verde. Che mio golem è utile. Il tuo golem si vede cosa fa, a differenza di Fagobaldo che morde i coglioni ma non lo vede nessuno perché è piccolino. Perché schiatta prima. Quelli sono dettagli rilevanti. Non è che mi fa comando tipo di potenza 23 che appena si avvicina a qualcosa scoppia. Balestra esplosiva. Ma muori, fai. Settino di merda. C'è qualcosa lì da te? No, dicevo a luce. Non fa niente. Ah 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 ah, bombe!
rotti i coglioni. Cazzo. La mappa davanti, che fastidio. I need a hand. Non mi ha bloccato. Si sarebbe una ecco, grazie. Mi fate curare, per favore? Grazie. Armatura! Cotta di maglia. Sì, vieni qua te. Anche te. Ecco, c'è uno scrigno. Un po' di smeraldi che non fanno mai scritto. La volevi tu? Che cosa? Niente, niente. Posso prendere il controllo dei nemici, posso spugnare a ripetizione perché siamo tanto al boss. Si morda un suo punto di vista. Che accendo tu laggiù? Meno forte. Cosa devi andarmene di qua però? No. Nessun problema, l'ho visto. E allora? Merda! No, non sono morto. Non morirò così facilmente, stronzi! Però vi posso mancare molto facilmente, quello sì. E che non so cosa c'era di qua, magari c'è un oggettino bello, ma... Dove? Qua da sto lato. Prova a vedere se... da solo non riesco. Arrivo io, su, Mi sto tippando. Sicuro! Ah, c'è lo Sharn proprio! Sì, io proprio, non bastano gli altri per me. È un po' come sto giocando io, per dire. Bellissimo. Ti apro la cesta e ti lascio le frecce, eh? Vola mio mini pony. No, che li vedo volare. Quindi orca. Io sono... Vabbè, niente. Che è successo? E ci ho avuto il boss. Sì. Arrivo. Ho provato a batterlo da solo. Non è stato... come aspettavo. Ok, ragazzi, quanto il boss che sta lì sono stato un cazzo. No, esatto. Sono decisamente in difficoltà. Arriviamo. Riesce ad andare al resallo che io sì. È su una mina però, porca di quella grande. Infatti, bravo, proprio preciso. Signore! Devo fare giusto una cosina indietro e torno. Aia, cazzo, mi sono preso il coso addosso. Devo vedere delle esplosioni. Dal mio punto di vista non è un problema. Ok, eccola.
trappola. Attivato tutto? Sì. Maialino. Armatura e totem della rigenerazione. Forse è forte questo. Dipende se ti fa la freccettina verde o la freccettina rossa. Non ce ne sono equipaggiato, quindi non lo posso sapere. No, quando l'hai preso non hai visto? Non aveva nessuna freccia. Allora vuol dire che è lo stesso livello di quello che già. Sì, e questo no? Lo so anche. Sì, possiamo farlo se volete. Facciamo un dungeon. Posso dare una mano a lui. No, 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 no! Ci ha provato il creeper bastardo! Fatemi giusto, giusto. Quando te lo aspetti. Venite qui! Papa Castoro! Ecco. Che bello era. Non l'ho mai visto, mi faceva cagare solo... Appena iniziai mi faceva subito cagare, dicevo no. No. Anche no. No, 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 che mi ha tirato la TNT mentre stavo uscendo. Io. Dove basta, io. Aspetta, fai di due, eh. Vai. Vai, go. Bello, ho detto vai golem, ma ho morto il golem davanti. No. Ok, va bene. Ah! Sono tipo incastrato. No! Beh, io non capisco perché tu ancora non abbia chiamato il golem come si confà al golem, Daisy! Daisy? Certo! Che Daisy? Perché è Ivern! Ah, la cosa di Ivern! Non è la merda! Io sono tipo una cattiva. Stavo menando un potenziato e non avrei dovuto. Fanno cozzare, arrivo. Io dovevo di bloccarlo questa affare. Quando io devo fare il labirinto? Aspetta. Oh! No. Quello potenziato. C'era quello potenziato, sì. Chi è che mi ha ammazzato? Il coso di merda che potenzia. Ah. Io vabbè, dai. Prima loro. Ma non lo sapevo. Era una critica, era una mia riflessione che sono scemo e mi che cazzo mi chiama adesso? Non è il momento. Sono un pochino compenetrato con tutto. Aiuto! Mi hanno schiacciato in mezzo a quattro bombe. È stato bellissimo. Lo dici tu che è stato bellissimo? No, dalla live si vede che cazzo è successo. È proprio impanicato. È stato abbastanza... È stato stupendo. Oh. Ho un boss. Vai, golem, diverti. No, no, vieni. Scappa! Devi venire, metti quel... È morto tanto, a frecciate è morto. Potevano farlo verde il cerchio curativo. Ah, fa la vita rossa, non è che possono fare. Magari giusto. Sì, il fatto è che se lo usavano verde nella zona della foresta era un bordello. Era più riconoscibile, almeno sapevi. Sì, ma in questa zona, se c'è diciamo nel bosco, in quei bioma là, non si vedeva niente. Ma perché mi si apre l'inventario? Devo capire se c'è un tasto che io per sbaglio premo e mi si apre l'inventario. No, non c'è. Addio, Fragobaldo. Non lo voglio neanche riciclare, Fragobaldo. Lo tengo lì. Sì. Hai lasciato una TNT. Ok, ora sul boss.
sono a livello 60. Dai. Oh merda. What? Cioè, per un momento chiusi fuori. Aspetta che lascio il lancio TNT e via dal boss. Porca troia! Porca troia, ribadisco! Oh! Tienimi occupato? No, tienimi occupato tu! Arrivano i merdini! Ciao merdini! Beccatevi questo! Si fa niente dall'animata! Aiuto, le frecce infuocate contro un golem di fuoco. Aia. Non ho, non c'era il fendimincipità adatto. Non ho paura di te, brutto grosso bastardo. Ti meno più forte io, ti meno. Ed effettivamente è successo quello, non avevo più forte io. Balestra a implosione. Ah, è una balestra a esplosione. No, 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 ho sbagliato. Cata! Hai sbagliato. Ho tolto. Non la uso perché è sempre come balestra esplosiva, però. Non è neanche male. Ai! No, c'erano gli evocatori. Sporco. Fate fuori con una. Basta una freccettina a quello lì. Faccio io. Ok. Guanti un pochettino più forti non farebbero schifo. Sì. Ok. Due smeraldi andati, non importa. La forza infuocata è stata distrutta. Che culo. Ma più gente che le gioca in speedrun, skippa tutto e va direttamente al boss. Sì. Non è molto facile, bisogna dire. Vabbè, si può fare. Se di livello 200-300 ci vai speedrun. Ora posso leggere cosa fa la palestra. Ah, gravitazionale praticamente. Cioè, ha la gravità di base. Che schifo. Roba. Allora, tutto sulle armi e sulle cose belle. Una flamberga. La matata da speleologo. Sto tutto doppando. Un po' di cacatine bisogna dire. Ok. Hai la ricarica veloce tu? Tu le hai prese tutte, vero? Non mi ricordo. No, questo mi manca ancora. Questo è anche meglio, questo è anche meglio. No, è lentissimo. Niente, questo non mi piace. Troppo lenta, madonna. Va bene, ne mancano due di rune. Come due? Due. Ma mi manca una missione sola. Vuol dire che da qualche parte non l'hai presa. E come lo capisco? Devi vedere il simbolo, aspetta. Ma ti dico dove non l'hai preso. Mi manca la missione finale e. C'è una missione finale, sì, se no mancano due da due zone. Rune. Vediamo un po'. Allora, il cane dice che ne manca una, dove c'è uno stendardo. Quindi potrebbe essere quella del re. E l'altra? No, sempre stendardo. Qua l'abbiamo presa. Ne sono sicuro. Forza. Non mi ricordo sicuro cosa. E una in una biblioteca, dice.
ok, è quella che devi prendere adesso, quella della biblioteca. E l'altra non mi ricordo. E allora quella deve avere aspetta, uno stendardo. Non so se tipo si può riconoscere in qualche modo. Questo no. Non credo. Adesso te lo dico, guarda no. Un secondo un video e ti dico. Perché a te manca quella che adesso dobbiamo prendere e ok. Non è che una è nelle sale di alto. No, l'ho presa nelle sale. Se riuscissi ad attivare che potessi vedere quale mancano. Ah, scusa. Non so perché non me ne fa. Ok, forse questa via per. Ma ne manca una sola! Eh? Scusa, non ne manca una sola. Per un momento. Ne mancavano due. Per un momento ho visto illuminarsi anche quella che manca. A me dice che manca quella fatta tipo pilastro spezzato, la terza e l'ultima. Eh sì, anche a me lo dice. Allora quella pilastro dove mica la terza missione è quella semplicemente. L'ultima so dove si prende e quello non è. No, ma non è che semplicemente vanno in ordine di come si sbloccano le missioni, quella terza. Non so adesso vedo. Adesso andiamo, comunque, sì, Sì, se vuoi già iniziare io poi ti dico dove. Sì, però startiamo sempre con la mia sessione che facciamo questa. Adesso sono sicuro che l'abbiamo già presa, che era quella tipo R. E ok. Adesso andiamo con la mia sessione comunque. Così. Non penso cambi qualcosa, ma. Sicurezza. Cosa si può droppare da qui? Forse il fungo? No, il fungo non credo. Ah, qua c'è di nuovo il bestemmione finale, no? Sì. Perché mi ha aperto uno scrigno appena siamo arrivati? Ok, so dove dobbiamo andare. Ho capito quale manca che non abbiamo preso. Mi ricordavo. Era pascoli di zucca che dobbiamo andare, che non l'abbiamo preso. Era quella del ponte che tu ti ricordi che ti dicevo devi tirare sta leva, ma adesso non ce lo fa fare. Ok. Non le avevi ancora sbloccate. Poi questa qua che è quella finale. A me fa una roba. Metto il golem al posto di questo. Tutti qua a morire. Prima del boss mi devo ricordare di mettere la. Lo scudo, così evitiamo di prendere danno dal boss finale. Sì, certo. In teoria lo scudo ti farà il colpo. Da quello sì. quando metti i raggi. E i raggi, tutto il resto no. Poi i raggi, scusa, per i raggi basta. Per i raggi basta girarli attorno poi, non è che. A me mi chiappa, quindi metto lo scudo. Sì, 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 potenziateli, bravi. Niente di utile. Sono solo smeraldi. Sono solo. Lo sapevo! Te l'ho proprio vista lì! Non ti ho visto che stai muovendo, non ti ho visto negli occhi, ma lo sapevo che lo stai per dire. Sei prevedibile. Niente, non mi interessa. Come il caldo in estate, se prevedibile. O il fatto che mi una puntura di zanzara te la becchi. A te non te pungono, che vuoi? A me mi pungono un sacco. Ma se ogni volta che ci sono su io pungono me, non pungono te. Saranno un po' sfiga. Quando non ci sei mi beccano un botto. Beh, è l'unico che possono mozzicare. Ma io ho sangue più dolce, quindi mozzicano. In realtà penso che le zanzare se ne sbattano pure le balle del sangue dolce, sai? Ma che... Ha intestato anche me! Aia! Allora! Maleducati! Ti hanno buttato giù? No, mi hanno intercettato a mezz'aria! E anche a lui l'hanno intercettato a mezz'aria! Sì, sono molto stronzi quando sono... Scusi, lei voleva potenziare qualcuno? No, volevo no, sapere. No,
Niente, basta fare in questo modo. Presumo di starli colpendo. Linebot dovrebbe dirmi se li sto colpendo o meno. Ok, maiale. Sono morta. Ok. Erano un po' troppi anche per me. C'è solo un potenziatore. Faccettino. Ho detto c'è solo un potenziatore che abbiamo ammazzato per ultimo, tra l'altro. Cosa manca? Quello che non abbiamo ucciso. Guardalo lì! Che cazzo sei messo? Bella caduta! Grazie. Era bellissimo, ne? Dai! Anche di merda. Venite qui, bei bambini. Morite tutti. All'attack! Vieni qua, ok. Oh, un oggettino. Lo spadone, purtroppo. Non so se meno di più io i golem, penso io. Che cosa? No, di mezzo al combattimento, non so se me ne avevo di più io o loro. Probabilmente loro che sono in due. Ma danno fai più danno tu, ovviamente. Ho anche i dubbi su quello, direi il vero. Le tue le frecce. Quanto gli vado di spada. Sì, 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 potenzia, potenzia. Questo è sempre ottimo da distruggere. Forse le frecce, ora che mi ricordo, me le dovevo tenere per il boss. Sì, forse sarebbe meglio. Ma quanta brutta, 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 brutta gente. I potenziati, vai arco, e tu fai danno con i potenziati. Un po' aggressiva sta musica, un po' troppo. Tan 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 tan. No, non le frecce cattive. Frecce tenete le buone per il boss finale, così potete attaccare da lontano. Io posso piazzarvi lo scudo e voi piazzate sparate dall'interno dello scudo. Ah. Ah. Perfetto. Corri, 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 corri. No, è vero, non ho più Fagobaldo. Potevo evocarlo. E poi è sbagliato niente di qua. È stato scarso la mia. Andiamo, piccoli miei. Ah, è salto. Pensavo saltassi. Più o meno. Ah, magari c'è la piuma? Sì, quella è la piuma, non è il salto della rotota normale. Mi fa di farlo il temporale. Mi fa volare? Mi fa volare! Cazzittoni in faccia! Te li puoi solo meritare! Cos'è tutta questa cattiveria? Eh no, non voglio che mi ammazzi lui. È istinto di sopravvivenza, non è cattiveria. Tanto dobbiamo andare comunque sotto. Dobbiamo prendere la tua runa.
Mo. Oh! Oh bestia! Ma vaffanculo! Occhio. No, è il mio golem. Sono quelli i golem che c'hanno. Uno ce n'è. Ma sono entrambi lì. Ah no, l'altro è di. No. No, mi sa che sono entrambi i miei. Sono più peggio. Potenza di bravissimo. Gli l'ho spawnato proprio in faccia alle Evoker, io l'ho spawnato. Se lo mettono anche loro, tranquilla. Decisamente. Non farò faticare un secondo l'uscio del telefono perché se no mi... Ah, ma non puoi fare come me che tengo il cellulare... Ah, ok, io tengo il cellulare attaccato mentre sono in live per sicurezza. Mi fa volare. Ecco, mo' gli ho fatto entrare in testa. Ma... Arriviamo! Un pochino presi a male qui! Perché ci sono io, vabbè. Ok, oh! La mega runa! Madonna, quanta roba! Bello il martello di Thor, non me ne faccio di una ceppa. L'hai presa la runa? Sì, sì. Ok, allora poi ti mancherò l'ultima da prendere. Comunque non sto trovando armi migliori. No? Per il momento no. Sono fisso con questi guanti e questa palestra. No, niente. Te. A quel livello sei? Al 54. Quasi 55. In realtà non ho ancora capito se una volta charmati i nemici restano charmati per sempre o no. Il charm è quello che li allea, che li fa alleare? Il charm è quello. Dura 10 secondi e poi muoiono. Ah, minchia. Allora è molto più potente di quello che mi aspettavo il charm. Ah, è dall'altra parte, è dall'altra parte. Quella dinamite, sai che... Senti come si lamenta. Ciao, papi. Senti come si incazza una iena. Siamo quasi, no? No, c'è un piccolo... Peppe! Qualche detto. Non mi fai paura, come quello di prima! Oh, cioè, basta leggere con me, però, Quello era un boss, questo era un boss un po' più una pippa che un boss. Come questo. Ancora. Sì, ce ne sono tre in tutto. Arrivo! Ma no, sono armatura leggendaria che cestinerò perché. Perché no? Perché non mi serve. Povere armature leggendarie. Ma c'ho già la mia che è leggendaria, non me ne serve un'altra. Magari poi più forte. Il livello più basso. Cazzo di paura che succede! Yeah, ho una TNT anche. Non potenziare nessuno! Non ti permettere! Assolutamente! Mai più! Io mi perdo questi rimbalzini.
sempre dritto a cazzo duro. Non funziona proprio così, ma vabbè. Fidati, funziona esattamente in questa maniera. Tra i golem e la nostra TNT non ci capisco così un cazzo. È tutto normale, è tutto normale. Ma quanti cazzo sono? Ma... tanti. Ah, c'è un sottovedo che l'ho lasciato indietro. No, torno subito. Fai mio. Tanto, tanto ti puoi tippare. Adesso parte il filmato? No, non credo. No, non siamo ancora arrivati, okay, in cima. Poi il filmato parte quando lo batti alla fine. Ecco, siamo arrivati in cima. Arrivo! Per mettere un secondo lo scudo. Ecchi me. Al posto della... no, al posto di un cazzo, perché non mi serve. Dov'è che arriva la prima volta al centro? Sì. Un po' incasinato, noto. Ah! Soliti freni di invincibilità che non esistono, vedo. Ok. Pronti? Ehi, via dal centro. Ma, quanto... aia! Siamo stati grandissimi! Siamo praticamente ucciso, quindi... okay. Sì, praticamente sì. C'è tizio che è rimasto da solo, non penso riuscire a rianimarci. No, non riesce, rianimare, mancano 12 secondi di parte la... sì, penso che sia proprio lui, no. Dai, andiamo ad ammazzarlo. Sono anche morto nell'ammazzarlo, però va bene. Il silenzio torna a regnare, finalmente. Ah, ciao. Si esplode e il mondo torna in pace fino all'Armageddon. Parafulmini. E Apocalisse. Oh, no, di nuovo. Ma cosa fa il lama? Ma... niente, immagino. No, il lama non fa niente, vero? È lì solo per estetica. Sì, è per estetica. Anche perché è il lama del mercante. Peccato. Che non, è, non sarebbe proprio esatto al 100%, perché dovrebbero, non dovrebbero spawnare due, perché di solito è accompagnato da gravità due lama, fulgore. Uno bianco e uno marrone. Non va bene. Ha fulgore ma non gravità questi, quindi non vanno bene, peccato. Non so se prendere amuleti o tentare con l'armatura, ma mi sento tento con gli amuleti. Buona, cura all'88. Peccato. Le scarpe un po' meno, questo... dov'è? Poi dice non ci faccio un cazzo. No dai. 76, 76, dice clicchiamo quello più vecchio. Scusami, veramente? Stordimento, saccheggio, aspetto di fuoco, nuvola di veleno. Ho solo gravità in questo. Che sfiga! Non si possono cambiare. Quanti danni cura? 1035. Non si possono cambiare gli incantamenti, vero? Una volta che li metti, no. No, non una volta che li metti, proprio cambiarli quelli che posso scegliere. No. Che palle! E ho provato sti guanti, ma così non vanno bene. Non posso curarmi. Ah, niente. Ragazzi, mi consigliate colpo critico o esplosione? Sul? Colpo critico, io ti direi. Vai. Ma su cosa? Sui guanti?
o su altro? No, sulle doppie lame, quelle avvelenate. Ah, critico perché già ti avvelena, quindi già fa danno e in più ti fa ancora più danno. Vai, fatto onda d'urto, quindi è questo così. Buono. Boh, ho buttato due guanti purtroppo. Beh, direi di essere iniziato a ciò che c'è veramente di difficile nel gioco, un livello Armageddon. No, ma scusami, vabbè. Io ti avrei consigliato di prendere l'ultima runa, però ok. Facciamo l'ultima runa allora un attimo. In avventura, o direi, dove? Poi, dove vuoi, anche in normale, non è un problema. Ma il fatto che farla in normale o in avventura è troppo facile, credo, adesso. Potremmo fare comunque tranquillamente Apocalisse 2. Come volete voi. Ok, ma in che zona era? Pascoli? Pascoli. No, perché mi aveva detto lei che... Dove c'è il ponte. C'è un ponte particolare dove c'è in fondo lì c'è la luna. Facciamo Apocalisse 1, 2 non ce la facciamo. Perché poi ci conviene fare poi il domizio, perché magari si può fare anche Ash la... Perché anche qui il livello passo. Il fatto è che in entrambi i casi posso fare solo il livello 1, neanche il 2. Beh, questo qua va andare bene. Cioè, se andiamo a fare il livello 2... Ho una mano a cercare anche la nave, ti do una mano. Ma se fai Apocalisse 2? Mi sa che è un po' troppo alto Apocalisse 2. Però... No, beh, lo fa fare, se però dice che sono... Io sto livellato e anche la squadra. No, vabbè, siamo di due livelli sotto. Ok, allora, il trucco è, io sto a distanza, molto a distanza, tanto a distanza, e mi è disconnesso. Il gioco ha detto, no, non andare a fare Apocalisse 2. No, pessima idea. Siamo spiacenti, se non cresce lo voglio. Quattriamo un'altra volta. Dai, appena siete qua, faccio ripartire la partita. Beh sì, infatti sto riloggando. Non lo so perché mi fa stessa. Ma tu sei già in lobby, MC? Io sono sì, in lobby, so. Sto cercando per gli screen un attimo nel frattempo che arrivavate entrambi. Che magari. 50 gemmine. Un po' a caso. Niente, sono le 6 e mezza. Non penso di. No, staccherò alle 8 anche oggi, però è già un po' tardi. Perché sono a cena da solo stasera, devo andare a cucinare, che due coglioni. Ho detto coglioni, in realtà no, posso fare quel cazzo che mi pare, non sa nessuno, io un pare balle. Dai, intanto faccio partire. Te come sei messa a caricamento? Kira? Kira? Perché non c'è. Ma non capisco neanche che problemi sono, cioè è come se a un certo punto non ti facesse. Anche di nuovo, anche. Vi aspetto all'entrata perché ho molta caga della zona. Un creeper. Ciao creeper. È già startato. Sì, perché anche. Pensavo di arrivare con entrambi. Però si è scorso anche lui, tanto vale stare subito in zona. No, un pochino me la cavo anche contro i cosi. Quanto mi fate? Neanche esageratamente. Ah, botta di me! Sono quasi esploso morto. Allora io ti cercherei anche la barca, se la trovo. Fio!
Poterle cagarsi in mano è potentissimo. Lo devo ricordarmi. Per trovare la barca devo andare alle tre cascate. Ah, va bene, capo. Ti faccio, allora, ti faccio unire subito. Non so che livello sei, però, ma a sto punto l'apocalisse va bene tutto. Ti faccio unire io. Il tuo nome, metto un attimo se è quello. E poi se fai il punto esclamativo Discord, ti fa... ti manda il link alla chat in cui siamo adesso. Ok, non è questo. Beh, ok, questo diventa troppo alto. Con il 200, insomma... non... vediamo. Sì, infatti, ma che livello sei? Perché... magari non potete saperlo. Ha questo che è qualcosa che adesso non puoi... vado prima a vedere se c'è la pezzettino la nave, di stronzo la zona della rua. Non mi morite. No, fidati, trust me. Dammi questo, mi porta, sto cercando la cosa, cerco di cercarla il più velocemente possibile. Oh merda. Non mi volevo tippare un attimo fa da te, poi ho detto adesso no, non è il caso probabilmente. Occhio, ci sono dei miei boss, sono veramente forti. Arrivo. Tipo, ok, ce la fai ad andare? Sennò mi chiedo. Ho sbagliato tutto! Porca troppissimo, l'ho detto. No, ho sbagliato tutto io. Come sei morta te? Esplosione del coso. Un cazzo. Ma chi si ricorda più dove stavo andando per la barca? Li veniamo più forti noi! Mi sa che il Gabbo l'aveva scritto un po' di tempo fa, non me ne sono accorto. Ups. Ma cosa c'è di qua, Se siete alle cascate con le tre cascate, dovete andare a destra perché ci può essere la barca segreta per la nuova zona, ma non so se ci sono già io, non so dove sono. Siamo dietro di te, infatti. Ok, ho trovato una falce. Ho tantissimi livelli che non ho. In tutto 5 livelli segreti. Compreso quello del punto interrogativo, della mosca oppure no? Sì, compreso quello. Che tiga che vi è andato, ehi là! Mi sa che o ho sbagliato strada io, che quando siamo morti automaticamente ma tipato da voi. Non puoi vedere. Guarda la mappa completa, scusa. Ah, non si può muovere. Non mi cambia niente perché non mi so rientrare se non vedo le fontane. Sono livello basso che comunque mi uccidono. Ho appena preso il gioco. Puoi provare, ma ti caghiamo praticamente noi, almeno proviamo. Aspetta, fammi... come ti dicevo prima, fammi aggiungere, dimmi il nome o ti aggiungo io. Che è successo qua? Ho preso la cassa che c'era qua dietro. Sì, no, mi ha aperto... tornare indietro, mi sa, Mi ha dato una falce. Colpi c'è la falce. Ci siamo aspettati 3 secondi. Ah no, ok. Giusto, allora non c'era. Bellina la falce. Io i guanti. La verità, la falce muore anche spesso del gioco. Le più forti sono l'ascia dell'esplosione, l'ascia quella là del come si chiama? Turbine. E poi i pugni, quelli là della super velocità. Quelli che sto provando a fare io con dei guanti normali. Però ti dico, per me è la wild, la più forte, che sarebbe praticamente in italiano quella del turbine. No, ci muoio. Ma mi bloccato di nuovo. Arrivo! Mi teletrasporto da te! Comunque, Gabbo, se vuoi comunque unirti, anche se siamo di livello alto, va benissimo. Massimo, ti facciamo prendere qualche arma buona. Occhio all'esplosione! Merda! No, in due siamo morti. Colpa mia! Pensavo di averla rianimata, ho tolto il dito dalla rianimazione e è andata male. Infatti. Ok, ci sono. È troppo tosta.
aspetta, ho sbagliato. Non posso sbagliato per chiamare gente. Adesso ti chiamo, ma sono un problemino temporaneo. Perché qua c'è il moltiplicatore di difficoltà, e più gente entra più non si può. Ok, ce la possiamo fare comunque. Ah no 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 no, aiuto. Non da solo, non da solo. Non posso. Non posso. C'è un posto in cui sono al sicuro, ma che. Ma che manco per idea. Ma ho capito. Mentre qua fatevi ammazzare, ah? Dove cavolo è quel punto lì? Ok, ora ti posso aggiungere. Giusto un leggerissimo problemino di invasione gigante. Non so altro. Ok, giusto? Scritto giusto. Credo che tu ti possa unire da solo se vai ad unirti alla partita. Sto arrivando anch'io. C'è un boss? È il solito boss del cancello. L'arci cosa. L'arci in boldo, sì. Dovrebbe essere qua da qualche parte col diavolo di ponte. Sono morta. Mi hanno fatto la tempente. Normalissimo. Apocalisse è troppo tosta pure per me. Ah, i ragnetti. Adesso io. Grazie. Schiaccia maledetta lei. No, lasciami le frecce. Ogni tanto le voglio prendere anch'io le frecce. Ma non te ne fai di niente delle frecce. Mi sa che l'abbiamo già sorpassata, la zona della runa. Sì, Io si torna indietro, lo si proverà poi a rifare. Facciamo backtracking qua, mi sembra molto molto un insulto ai backtracking di altri giochi, ma va bene. Crash va bene. Dove vai? Veramente non mi ricordo. Vacca di quella puttana al temporale. Proviamo a tornare indietro. Ci sono un po' di scritti potenziati qua. Arrivo. Non ho più frecce. Ok, allora. La tattica è questa. Poi questa e poi questa. E poi morire. Ottimo. Ecco cosa devo fare. Adesso praticamente se guardi, se vai sul mio nome dal menu degli amici, dovresti poterti unire. Oppure ti posso invitare io, non ti posso invitare. Dipende se ha fatto il tutorial. Se ha fatto il tutorial può unirsi, se no no. Ah, se hai fatto il tutorial allora devi prima fare il tutorial. Perché e poi ci vuole 5 minuti per fare il tutorial, non è che sì, vabbè. Muoverti. Ha detto che ha appena preso il... Ha detto che ha appena preso il gioco. Non so se interessa che ce l'ha da poco, se l'ha proprio appena preso adesso. E esplodi anche tu. Bravi, vedete, sono fuori il boss. Sto ammazzando cose a caso io. Occhio. Comunque in generale devi fare... L'ho comprato ieri. Non so, vabbè, magari si è giocato un po'. Se non c'è ancora giocato, praticamente devi fare avvia partita online. Perché penso che si possa fare solo quella, da quello che ho capito io almeno. Anche quello offline tu fai. Sì, ma tanto una vale l'altra. Poi ti va a fare il tutorial, cioè ti spiega i tasti base. E poi ti manda all'inizio della lobby per iniziare a muoverti dalle mappe. Quando hai fatto quello ti puoi unire. Io sono morto perché stavo facendo altro. I golem! Oh, i golem! E che succede ai golem? Eh? Che succede ai golem? E ogni tanto si impiantano.
Va bene, hai fatto. Ok, allora tu non so qual è il tasto Xbox. Per me è il back, tipo. Vado su back. Su back, ovviamente, io sono da computer, ma dovrebbe essere uguale i tasti. Vai su back, ti fa venire gli amici online. Sì, torniamo indietro. Sì, torniamo un secondo indietro, intanto va bene. Siamo sicuri che è dietro, però. Sì, no? Dovrebbe essere da qualche parte qua, ma non mi ricordo perché. È tipo un ponte, tipo questo qua. Non ti vedo online. Mi hai aggiunto agli amici perché. Ma non è questo. È un ponte più lungo, quindi deve per forza essere più indietro. Strano che tu non mi veda online, perché io ti vedo. Però non lo posso fare invitare. Non è che non può fare Apocalisse lui? No, non è quello. Non lo so, non credo. No, per me non ha fatto. Allora fai così, prova ad aggiungermi te, se no, ma non penso sia quello, perché io appunto ti vedo. Di riavviare il gioco. Ah, prova, sì, a chiudere e riaprire il gioco a sto punto. Segui i loro consigli, perché io sono il meno esperto di tutti qua dentro. Cacchio di ponte di merda. È vero, non posso fare Apocalisse. Ah, non può fare Apocalisse? Davvero? E allora probabilmente per il livello, sì. Però strano, perché dovrebbe comunque. Ah no, perché lui si può unire dalla lobby nel momento in cui noi siamo in lobby. Se noi siamo già in Apocalisse dentro, lui non può entrare, mi sa. Ok, allora dobbiamo finire questa e poi ti puoi unire. Ci mettiamo. Intanto poi io dopo questa devo staccare, quindi. Boh, allora possiamo anche fare dei livelli più tranquilli. Sì, 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 così magari ho portato a livellare un attimino. Infatti. Dove sono solo io? Come cavolo ci skippava così? Aspetta. Sarà di qua. Oh, l'ho trovato. Benissimo, arrivo! Sì, ma c'è un po' di gente qua. Ok. Ho detto, arrivo, piazzo il totem della guarigione e meno tutti. Sono arrivato, mi hanno menato tutti. Ordine sbagliato. Lasciali fare a me, vai sul ponte, tira la leva e vatti a prendere la runa. Vai sul ponte e tira la leva, o tu vedi? Non è questo? Ah, sì che è questo. Ah, qua! No. Tutto questo mi sto facendo. No, sacco. Santo cielo! Più nascosta quella cosa, no? Sono abbastanza caro, se si muore in secondo. Tranquillo. Anch'io! Io, nonostante sia già l'Apocalisse, faccio cagare, quindi è tutto normale. Ok, mi ti. Arriviamo! GG. Non è molto difficile, mi sarà aperto il livello. Sono livello 80, quindi. Voglia. Din don, don din, don din. Sapevo anche quello. E dai, è lo scudo qui, ovviamente qui, eh. Quasi lo scudo di proprio. Sì. Tantissimo. La massa, quindi la game, anche poi la massa. Tanto muovendo solo io. Adesso finisco la cosa e poi arrivo. E allora. Tanti altri giù qua lì. E qua senza item crepi. No. Ok. L'ho rischiata. Ciao Golem. Golem, puoi salvarmi però. Se stiamo qui non. Ok, le bocche. Vieni qui e non avrei paura di morire. La morte è tua amica. La morte. Ha preso. Armatura dell'arciere leggendaria. Fa cagare, perché non ci posso fare quello che voglio con questa. Peccato. Come facciamo a parlare? Questa parola è sotto. Se fai punto esclamativo Discord, ti dai il link per entrare sul canale Discord della live.
un po'. Guanti belli. Ma anche questo mi sta bene. Allora, via. Adesso ti porto a vedere. Io non so se fartele prendere adesso i potenziamenti, perché potrebbe darti un'arma molto buona, ma per il livello che c'hai tu adesso. È tanto. O aspetti di livellare a livelli alti e poi la vai a sbloccare. Uguale. Questa è più esistente. Però non so quanto gli convenga, perché non so se automaticamente, avendo preso tutte le rune, già ti conta solo questo livello qua che c'hai adesso. Ok, e mi conta le rune che ho fatto con voi, quindi anche, no? No, non te le conta. Cioè, sai dove sono, ma non te le fanno. Questa non mi fa impazzire, perché se ti va sempre, non questo so. Sì. Devi dirmi tu se vuoi andare a prendere la roba che c'è lì all'interno delle rune o no. Non è roba, è cosa, quindi. Ma volendo. Ma sì, adesso andiamo a farlo solo un secondo, finisco di prendermi i potenziamenti. Ho messo tutto. Ottimo. Anche la telefono, Discord. Penso sì, non ci siano problemi. Cazzo faccio? Ti dove sei? Da me, casomai, così eviti di farti tutta la strada. Poi non è questo sacco. Che malo tempo che c'è. Ok. Finito? Un secondo. Non so che piove. Ok, allora. Questa mappa, livello sbloccato ed Blue Baby, va bene. Ascia delle Islands e Faro Corrotto, e qua... Allora, ha trovato Ascia delle Islands. Ragazzi, vi lascio, ci si becca. Va bene, dai. Ciao ciao. Questo non va qui. Ho trovato i pugni leggendari. Buon per te, li vorrei io. Non te li posso droppare, perché sennò te li droppavo. 223-401, sì, ma fa come si fa ad aggiungere come amico? Ti dovrei già aver aggiunto io. Ma sei sicuro che me l'ho fatto il tutorial? Perché vedi, Gap me lo fa aggiungere, cioè, lui, no, scusa, Tizio me lo fa aggiungere, te no, quindi... aspetta, faccio un attimo una cosa, Kira. Perché tu, per poterti unire, devi essere almeno arrivato in questa zona, praticamente. Adesso, appena finisce sta sala che è lunga, vabbè. Ok. In questa zona qua, con i manichini, con questo arco, non guardare i mercanti, guarda solo la mappa, ci sei già arrivato? Perché se non sei almeno qui... non ti puoi unire, questa è dopo, appena dopo il tutorial, praticamente. Quest'ascia sembra anche bella. Scherzavo. Questa non è l'arma che dicono tutti che è bestiale, per caso? Devo venire a vedere. Mi guarda, da te. Guarda dalla live piuttosto se è questa, no? Aspetta, perché non sei chiusa. Grandine! Non è questa. Dimmi. E devi farmi vedere l'immagine. È questa? L'ascia, non lo so. Non credo. Non lo so, aiuto, non so cosa dirti. Se non ti fa unire, probabilmente non hai ancora finito il tutorial col personaggio, mi viene da dire. È l'unica cosa che... Ho accettato la richiesta d'amicizia, giusto? Sì, ce l'ho anche qua tra gli amici, però... Come gli dicevo, Tizio me lo fa invitare, lui no. L'unica cosa che mi viene da dire è che appunto il tutorial non l'ha finito. Questo deve finire Costa Calamaro lì, cavolo si chiama. Che adesso con... la prima mappa? Ah no, la zona iniziale, dici? Sì. Quale giusto che ti spiega come muoverti? Non lo so, Provo ad andare un po' più avanti, provo ad andare fin qua dove ti puoi muovere con la mappa, vedere se... No, ho trovato il gong della debolezza. Comunque, non è che c'è altre cose da fare, appena aggiungi uno, in teoria, se ha fatto il tutorial lo puoi...
sia invitare che unirti. Io non posso fare niente. Questo sto gong della debolezza indebolisce i nemici intorno a te diminuendo la loro capacità di attacco e di difesa. Buona, sembra buona. Tutta l'armatura di Sauron ho trovato. Bellissima. Ha riduzione tempo? No. Questa nemmeno. Peccato. Belli i guanti. Ti faccio 600 di danno a botta, ma non ne ha mezzo. Non riesco. Non lo so. Prova ad avviare una partita online. Aspetta, vieni su Discord prima, così riusciamo a dirlo magari. Perché così senza vedere non riesco a darti una mano, non capisco bene. Cos'è sta cosa? Poterti condividere la schermata su Discord, quindi puoi anche aiutarlo da lì. Ah, vedo anche quello. Tutta l'armatura misteriosa. Ah, però no, lui c'ha Discord da telefono, non c'era da computer. Ma penso puoi condividerlo anche da... Ah, beh... cosa condivide da telefono? Ta-ta-ta-ta! Bello come diventa Dragon Ball tutto in un istante. Sei volato funghetto. Lo sto installando. Ah, comunque ce l'avevi Discord. Dicevo, mi serve un altro funghetto adesso. Sono a posto poi. Mi serve menare forte. Se quei guanti là li vuoi... Provo, ce la rifaccio a rivenire qua. No, non credo. Se quei guanti poi non li vuoi tenere, tienili da parte. Se mi mettono gli scambi me li prendo io. Sì, mi passano all'84. Hanno 523, 400 di danni corpo a corpo, potenziamento critico delle anime, combo inesorabile, più 2 di raccolta di anime. I miei fanno 6109 di danno, pensa che schifo. Ma fai conto che questa fa dai 223 401, quello che ho io fa dei 522 723. Sì, ma questi sono molto più veloci, capisci bene. Sì. Io ho messo questi guanti qua, esplosione, che infligge 60% di danni da salute al nemico, i danni bonus contro i nemici feriti, che infligge dai 0 ai 100 danni bonus, e l'onda potente, che infligge 357 danni a botta. Sono voti potenziamenti. D'altronde questi ho trovato. Se avevi gravità e fulgore erano perfetti. Lo so. No, allora non li voglio. Almeno fulgore ce n'è bisogno per sti guanti. Poi gravità no. Gravità puoi metterla anche sulle armature volendo. Però fulgore mi serve. Adesso tra l'altro, ogni volta che ripeto fulgore, devi sapere che mentre giocavo Claptrap, l'abilità di Claptrap fa un effetto casuale. E una delle sue abilità si chiama tirapiedi divampante fulgore. Ogni volta che lo dico adesso mi viene in mente il Claptrap, ovviamente. È terribile. Bello il golem intrappolato lì per sempre nell'esistenza. Non è intrappolato, se faccio così si sblocca. Lo so che ritorna, però è bloccato lì, se non concettualmente. Che sto qua su? Io come? Che saliva? Devi fare il parkour praticamente. Devi uscire dalla montagnetta e poi rotolare. Ah, ok. Allora così. Che caduta! Esageratissimo! Salve! Yeah! Sarai stupido,
Due righe. Golem, cosa dici tu? Che è successo? Com'è che sono morto? Ho fatto malissimo il salto. Ma le mie caviglie, poverine. Bordello perché sì. Sei entrato in casa? Sì. Vedere se c'era qualche trofeo, ma non più. Niente di... No, qua si è un po' riempita la stanza perché non era così piena. Sì, ma non so... Probabilmente quando sblocchi, vabbè, i vari danni. Ho il pepe al culo! Devi andare adesso? Sì, strano. Devi andare adesso te? Sì. Sono le 7. Da papà. Ok. Io faccio ancora un'oretta e... Massimo se finisco prima provo a venire qua. Dubito. Poi fammi sapere se siete riusciti. E adesso sono detto che si sta andando Discord e poi dovrebbe arrivare, credo. Dai, torno al desktop. Non sono minimamente di livello adatto a fare queste missioni comunque. Apocalisse no. Faccio fatica io. Quindi meglio continuare in avventura, dici te. Per sì. Livellare. Ah, ok. Sì, devi sbloccare anch'io. Dovrei fare ancora tutto ad Apocalisse d'avventura. Oh. Poi quando sblocchi adesso dovresti aver sbloccato l'isola Mu. La punto di domanda, sì. E tra l'altro sì. Si può droppare i funghi qua su quest'isoletta bella. Credo di sì. Ma vedi un po' male. Eh? Ti fanno tanto male, quindi vai. Tanto se devo dare una mano a Gabbo la facciamo in normale. In normale. Anche perché devo proprio sbloccarla. Non l'ho ancora mai fatta in normale sta mappa. Sarà interessante. No, comunque ti rimarrà così con i punti di domanda. Qual è il server? C'è... Fai punto esclamativo Discord e dal link. Dove sono i comandi che ci sono sotto alla cosa, vero? Che non me lo prende? Cosa non ti prende? Discord. Punto esclamativo Discord, devi fare. Dopo l'ho tutto attaccato. E certo che devi fare tutto attaccato. Ma me lo fa staccare automaticamente. Ok. Sì, comunque il link è questo qua. Sei uscita? No. Sì, sono... Ah, ok. Sono qua, ma adesso... Rimanessi io. Sì, devi rimanessi tu. Comunque sì, se mettono gli scambi, se li vuoi te li do ai guantoni. No, in realtà no, perché non hanno fulgore. Senza fulgore quei guanti fanno cagare. Beh. E se quei danni li facciano comunque. Sì, ma il fatto è che con fulgore tu continui a menare, continui a curarti. E poi sarebbe stato l'attacco. E che a me manca in realtà. Capito? In realtà no, non è che mi manca. E i danni non servono tanto perché menare meni lo stesso. Tu cosa fai con questi guanti? Mi ha fatto spiegare. Questo va più comodo. Stai qua a menare in questa maniera qui. Raffica di pugni, raffica di cazzettoni. Poi usi il fungo per velocizzarti pure. E fulgore ti continua a far curare. E sei troppo veloce perché ha tuoi problemi. In più con l'armatura devi avere recupero. Così i funghi si ricaricano costantemente. Così se cioè, tu hai due funghi, attivi un fungo. Finisce l'effetto del fungo, attivi l'altro, nel frattempo che il secondo si disattiva si è già riattivato il secondo, il primo. E tu vai avanti in questo modo a cazzettoni con i funghi. Ok. È una mega combo per curare. Un po' al massimo. Va bene. A dopo. Adesso... Sì, ma si può andare qua? Molto, molto poco si può andare qua.
Un attimo, intanto controllo disco, perché sto aspettando giusto che ok, in realtà lo vedo. Posso invitarlo? No, potrebbe pure entrare da solo. Invito mi serve che non devo. Ci sono. Sì, sì, ti vedo. È solo un, entrare nel canale vocale e poi possiamo parlare. Non cliccare cose che non sai cosa sono, però anche io. Sono nel gruppo. Aspetta un attimo. Se nel gruppo devi semplicemente entrare nel canale generale dove sono anche io e ti fa entrare nella chat. Che strano effetto, tutto rosa. Non è un problema, è strano. Tengo un po' di lato così intanto vedo se ci sono problemi. C'è una tempesta tra un po'. Dovrei chiudere la finestra. Però mi sta facendo una bella luminosità al momento, quindi va bene così. Tu faccio unirmi. Allora, devi andare sul canale giù, quello che ti ho invitato, di Discord. E ci sono delle varie chat. Ce n'è una sola attiva, che è quella generale. Tu entri dentro e poi possiamo parlare. Dovresti averci una lista di server a fianco a... Non so... In realtà da cellulare come sia. Però dovresti comunque avere una serie di pallini con varie immagini che dovrebbero rappresentare i server. Ne avrai o uno o due, perché non so se te ne mette uno in particolare subito Discord. Il mio è quello col... Ecco, questo qua, sei nella chat scritta. Se vedi di fianco... O forse no, non so bene cosa vedi te in realtà... Ma di fianco c'è la chat testuale, canali testuali c'è scritto, e anche canali vocali. Vieni in quello vocale, devi proprio toccare su quello vocale per entrare. Non so perché io continuo a togliere il pad. Punta spilli. Aspetta un attimo. Ah, ecco. Sei fatta. Ci sei? Mi senti? Mi senti? Sì, ti sento. Oh, adesso sì. Ok. Non puoi condividere lo schermo se dal cellulare, hai detto. Perché non ho capito, in teoria tu, prima di poterti unire alle partite online in generale, dovresti aver finito il tutorial. Il tutorial è tutta... È già fatto. Dovrebbe essere tutta questa calamaro, però tu dovresti essere arrivato in questa zona qui, in teoria, giusto? A parte fabbro e mercante. Tu, in teoria, in questa zona qua dovresti avere questa lastra di pietra e ti fa selezionare la missione. Se no possiamo fare un'altra cosa piuttosto. Vengo io da te, facciamo una missione da te, così ti vai avanti con le tue almeno. Anche se un po' ticario probabilmente.
Sei tasto. Amici? Sì? Non c'è nessuno. Ok. Prova a far partire tu una missione allora. Vedo se scondi il mio poi. Avvio una missione? Sì, una qualsiasi partita online e poi ti... Vedo di un mio. Difficoltà quale mettiamo? Vedi tu il livello. Devi guardare un attimo per te, perché se lo metti troppo alto poi rischi di morire di continuo. E non è comunque divertente. La difficoltà, la mia difficoltà. Sì. Però non mi fa comunque unire. Hai già provato a chiudere il gioco? Sono in caricamento. Ah, ok. Tasti, sempre i tasti sbagliati. Ok, però non mi fa unire comunque. Provo a chiudere io il gioco a sto punto, magari c'è un problema io. Adesso... Oh, ma te sei da PC. Ma dovrebbe esserci cross platform, almeno credo. Vuoi mettere una tasca e posso questa fare qua? Almeno io ho sempre capito che il cross platform l'avevano messo. Non lo so io. Non mi fa neanche fare nulla. Aspetta. Sì, no, quello l'avevo capito. Non ho. Dovremmo. Hai ragione tu, unirci, però. Tu partita online l'hai messa, giusto? Non hai messo partita offline? No. Accessibilità? No, impostazioni magari? Controlla la situazione audio, riconoscimento? Forse no, l'unico problema è... Un attimo, che qua c'è un bordello nero. The arch illager. Sì, lo capisco. The enemy of the villagers was defeated. Ho trovato a caso filmato nel frattempo. Aspetta, fammi fare una ricerca un secondo, perché non vorrei sbagliarmi sul cross platform. È difficile, perché comunque il cross platform in Minecraft normale esiste, credo. Cioè, se uno gioca da Xbox o da PC o da Play, dovrebbe esserci. Sì, il mio amico è da PC e può giocare con me. Ecco, immagino l'abbiano fatto anche per questo. Però, se... Qua dice, non so se l'hanno già messo a posto, ma al lancio sarei capace di giocare a multiplayer online solo sulla stessa piattaforma. Il lancio, non so se intendessero tipo le prime settimane, ma comunque siamo nelle prime settimane effettivamente ancora. Lo vogliono fare con Splatoon, ma forse ancora non si può. Guarda. Mannaggia. Peccato. Aspetta, magari dicono qualcosa di più. Will be getting cross platform multiplayer quando? Perché lancio. Perché a me
che da me non mi fanno aggiungere gli amici, solo da Xbox, cioè come dico, solo da tutti che giocano da Xbox, diciamo. Ah, ok, perché lo ha mai fatto aggiungere però? Perché già quello magari è un indizio, se fosse. Ah no, sai perché? Perché su PC io sono loggato direttamente con l'account Microsoft, non ho niente di Xbox o niente di PlayStation. Questo vuol dire che io ti ho aggiunto come amico, ma non sul gioco, sull'account Microsoft. Quindi probabilmente non ti fa vedere che io sono online, immagino. Hai detto prima, giusto? Infatti. Quindi siamo amici sul su Microsoft, ma non sul gioco. Perché ancora il cosplay non l'hanno messo e non dicono neanche quando lo vogliono mettere, a quanto pare. Dicono che lo vogliono mettere, ma ancora no. Ancora non c'è. Peccato. Vabbè, magari trovi qualcuno che gioca da Xbox. Aspetta, faccio un attimo una cosa. Vedo un secondo se c'è qualcuno, perché tanto adesso se noi riusciamo a giocare in due, magari chiudo anche. Faccio un attimo un raid però a qualcuno che sta facendo Minecraft Dungeons su Xbox, così magari ti unisci a lui, perché adesso devo capire anche se si capisce se uno gioca da Xbox. Però almeno ti fa aiutare da qualcuno. Sì, ma quasi tutti c'hanno il PC, però giocano con il pad, con Xbox. Perché è più comodo. Ci sono più FPS, ci sono un po' di cose. Sì, no, vabbè, giocare da PC in generale è più comodo. Intendevo con il pad, probabilmente è più comodo che con la tastiera, per tanti motivi. Anche perché ho visto che ad esempio per sparare le frecce sul pad, no, su tastiera devi continuare a premere, sul pad puoi tenere premuto, che è più comodo effettivamente. Questo mi sa che è da... Ah no, questo è Play, credo. Quello era la cosa da PlayStation probabilmente, sì. C'è un modo di capire se è da Xbox o meno, no? Allora... La scuola. Questo è la PC. Questo ha il pad, ma mi sa che è da PC. Sì, perché altrimenti non potrebbe impostare tutta sta roba. Forse questo... No, è da PC. No, non saprei come aiutarti. Magari ti mando da uno che ha un po' di spettatori, ma segui lui, così vedi qualcosa. Ok, faccio... Dai, facciamo in questo modo, così... Posso anche... Se no cerco io dei streamer che sono da Xbox. Come preferisci tu. Io comunque il raid lo faccio partire, anche perché purtroppo Minecraft Dungeon secondo me ha il problema che da solo dopo un po' ti annoi. Non subito. Il gioco te lo fai anche tutto almeno una volta, però appena ti metti con degli amici diventa tutta un'altra cosa, perché fai cazzate con gli altri, viene fuori tutte le cose con la dinamite, perché la dinamite la puoi tirare e fa danno anche agli alleati, quindi è una guerra che trova prima la dinamite per tirarla addosso a tutti. Per me almeno è così. Ok, facciamo partire quindi magari qua, questo qui, questa PS4, faccio lui. Ok, faccio partire subito il raid e allora niente, chiudo qua a sto punto, va bene così. Col porcellino, l'uniporco. Grazie che è passato, grazie che c'è ancora. Ci vediamo domani, ma domani con Exit the Gungeon, perché ho chiuso con Enter la settimana scorsa, non ho fatto Exit, se no ho voluto passare diretto a Minecraft Dungeons. Ricordo sempre, se si può, se si vuole sostenere il canale, in alto c'è il bottone per abbonarsi, con Twitch Prime è gratis.
Preferisco sempre quello in generale. In basso c'è anche il link alle donazioni, ma se si fa una sub con Twitch Prime è molto meglio. Non spende niente. E tante cose. E in generale comunque le sub sono meglio per il canale. Ma comunque a parte questo, faccio partire il ride. Chiudo qua. Salve a tutti e alla prossima. E adesso devo solo fare la solita roba qua.